Signori, signori, si parte in 6, 5, 4, 3, 2, 1. E non è questa la scena, ma è questa. Buonasera a tutti, amici video spettatori, e benvenuti in una nuova puntata della Nuzeloke. La Nuzeloke di Pokémon X. Sono super contento di essere in diretta questa sera, in quanto dobbiamo annunciare una serie di cose. Innanzitutto la programmazione settimanale, che ha veramente tante nuovi appuntamenti, ecco, per voi. Grazie a John Knox, intanto, che si abbona per l'undicesimo mese, io lo ringrazio, il suo palle è Massimo, e ringrazio anche Masinator, che si è resubato per il secondo mese, sento il bisogno di essere calpestato dal maestro Saidonia. Grazie anche al buon Sergio, che si abbona per il sesto mese. Buonasera Saido, arriviamo a 1550 oggi, allora siamo a 1087 sub, se volete mandarci a 1550 fate vobis, nel senso, liberi di farlo, ok? Io non vi fermo. E vi vado a descrivere varie cose. Ovviamente avete già visto lo sponsor del Federic Store, che è il solito sponsorino, e dovrebbe esserci ancora Federic Store, il comandino. No, no, forse Federic e basta, non lo ricordo, forse Federic e basta, no, non me lo ricordo, non riesco a far partire il comando del Federic. Comunque c'è anche il comando per il Federic, mi aiuteranno sicuramente i moderatori. Grazie a Baxter, che si abbona per l'ottavo mese, ciao Saido, proprio un mese fa sollevai la questione di AZ ad Owen, oggi invece ti chiedo come una roba decisamente più stupida, secondo te come sarà l'evento del fantasma dell'antico Chatone Remake? Ne parliamo a breve, Baxter. Grazie a Marco92 che si abbona per il 34esimo mese, e grazie a Defe che si abbona per il decimo. Decimo mese che sfrutto per chiedere la benedizione di Rosto per l'esame di diritto penale progredito che avrò tra una settimana. Tanti auguri. E intanto grazie anche a Black... Eccolo qua. Punto esclamativo Federic, ma allora non l'ho scritto male io probabilmente. Grazie anche a Black Cat che si abbona per la prima volta, e a Morro che regala una subbanza. Grazie mille Marcolino, gentilissimo e sempre sempre rapido. Allora, il primo sponsor lo avete visto di stasera, ok? Mi ricordo la domanda di Baxter e me la metto in tasca per ora. Il primo sponsor di stasera è il buon Federic Store, lo avete conosciuto nel corso dei vari mesi già di collaborazione, e arriverà peraltro, arriveranno un paio di live dedicate alle carte anche questo mese, più precisamente nei prossimi, diciamo, weekend. Ma detto questo, abbiamo un altro sponsor che vi abbiamo portato sul canale, e secondo me è veramente ghiotto di nome e di fatto. Intanto che ringrazio tutti quanti sub, signori, vi ringrazierò a breve di persona, oggi che posso, sono da solo, lo faccio molto molto volentieri. Ma prima voglio annunciarvi questo sponsor, anche perché poi insomma non lo farò più, si vedrà in automatico durante le dirette. Si tratta di Uber Eats. Per chi non lo conoscesse, è un servizio di delivery di pranzi e cene, quindi di pasti, in realtà penso anche colazioni e merende, perché no? E se vivete in una grande città probabilmente lo conoscete già, l'avete già sentito dire. Tramite il comando Uber Eats, che è punto esclamativo Uber Eats, ok? Avete la possibilità di scaricare l'app e di utilizzare, ragazzi, il codice sconto Saidonia15 per avere 15 euro di sconto su un ordine da 20. Quindi vi offriamo la cena, ed è il minimo, noi e Uber Eats, ed è il minimo che si possa fare per una community che ovviamente ha un supporto e ci dà un supporto così grande. Ma detto questo, Uber Eats ha appena, come dire, soddisfatto il mio sogno proibito, perché quante volte ci avete visto ordinare cibo in live? Tante. E due volte a settimana, per un mese, io devo mangiare in live, di volta in volta facendovi vedere robe diverse che ordino e facendoci una storia su Instagram. Cellulare trasparente. Quindi oggi ho scelto un poke, ve lo faccio vedere subito. Prego, 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 sfondi tutto. E ci farò anche una storia, così poi magari ve la andate a vedere su Instagram. Crisi in comune, piccino picciò, mi dispiace, mi dispiace. Buonasera compari, non vengo in live da un po', spero di non sparire più. Speriamo, Fraxur, di ritrovarti. Oh, abbiamo preso un poke, ragazzi. Io lo fotografo, se volete vederlo ve lo faccio, cioè ve lo andate a vedere su Instagram. Allora, io intanto me lo fotografo subito, però metto un po' di musica, raga, perché mi sta facendo venire l'ansia sto silenzio. Allora, mettiamo il gioco, così ci siamo. Purtroppo non ti sento per via del... Ah, ci hanno regalato le caramelle, fantastico. Allora facciamo vedere anche le caramelle. Io faccio un foto, aspettate un attimo che faccio un foto. Faccio un foto, facciamo un fotino. Poi c'è scritto Chiara, però vabbè, buon appetito. Perché è il mio...
il mio account. Ma giusto, va benissimo, va benine, va benino. Allora, abbiamo AD, abbiamo Uber Eats, lo andiamo, ora ve lo faccio vedere anche a voi in live, però con la foto si vede meglio. Uber Eats, eccolo qua, taggato. Ragazzi, lo faremo due volte a settimana e sarà divertentissimo. Abbiamo poi lo swipe appino per farvi scaricare l'app e il codice sconto Saidonia 15, così lo imparo a memoria anch'io perché è la prima volta. Codice sconto Saidonia 15, eccolo qua. E pasto del giorno, facciamo la rubrica pasto del giorno, pasto del giorno, pasto del giorno. Lo sto facendo anche Chiara, credo. Quindi vi farà vedere quello che ha ordinato lei. Pasto of the day. The day. E ci mettiamo anche una battuta giovanile e divertente. Pasto of the day. Scriviamo poke. E poi mon, tra virgolette, e xd. Eccoci qua. E adesso, se ve la volete andare a vedere, la storia sta su Instagram, sia sul mio sedone-pm che su quello di Chiara. Lo swipe up lo abbiamo messo. Ci siamo, ragazzi, il poke è questo. Poke è questo. Quinoa, gomma wakame e salmone. Madonna, ma è gigante sto poke. È più grande di quell'altro poke, è ancora più grande. Sono un vero instagrammer. Ragazzi, ogni tanto mangerò e ogni tanto giocherò, quindi aspettate un attimo che faccio un po'... Sì? Di social eating. Poke ma buone, esatto. È buono. Bene, sono pronto, tanto poi mangio durante la diretta. Allora, signori, benvenuti alla Nuzlocke di Pokémon X più pazza che c'è, nella quale alterniamo momenti di pazzia a teorie. Ma prima di cominciare con la diretta, io ci tengo a precisare che se finite il livello 3, aggiungiamo o sottraiamo una cura alle nostre cure disponibili nella run. E io ringrazio in ordine... Prof86 per l'11° mese di sub, buonasera ragazzi, passo giusto per il rinnovo della sub, ma vi seguo molto in differita, soprattutto degli appuntamenti del fine settimana, complimenti per tutto l'intrattenimento che offrite, grazie mille profone, grazie al Davido che ci mette i bizzini, a Matthew1996 che si abbona per il secondo mese, a Poppy1987 che si abbona per il 13° mese, il Davido Fermento Tattico ci mette 100 bizzini, Uber Eats e Team Chiara Bella Liz Bites si abbona per l'ottavo mese, wow, oh mio Dio, Giacomo1994 si mi interrompe perché regala 5 sub a Fattanza, Giurio Tale 888X, Modo 97, non so come mi chiamo, grandissimo boy, ma soprattutto grandissimo anche Spice che appunto dicevo 8 mesi, wow, come vuole il tempo, grazie per tenermi compagnia mentre sono murato in camera mia a causa tampone positivo, mi dispiace amico mio, auguri di pronta guarigione, ma grazie anche a Lebronny Junior che si abbona per il quarto mese, dai, annettiamo questo tremo, ciuf, ciuf. Grazie mille. Grazie Giovanni Giostar che fa una donazza. Sera Saido, qualche giorno fa ti ho mandato la mia teoria sul tipo roccia. Ah, diamine, non l'ho ancora letta, ti chiedo scusa. Grazie a Morro che regala una sub a Erba Gatta. A Defe che si abbona per il decimo mese che sfrutto per chiedere la benedizione di Rosto per l'esame di diritto penale. Ok, questa l'avevo letta, quindi bella, sono in pari. Grazie a Salvo che si abbona per un anno insieme. E vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente al nostro canale Twitch. Se avete un account Amazon Prime, lo linkate al vostro account Twitch e siete dei nostri. Prendete il vostro mouseino, lo passate sul video dello streaming. Se vi esce un tasto con su scritto FreeSub Ready, lo cliccate e siete automaticamente dei nostri. E questo che vuol dire? Niente pubblicità durante gli streaming. Le nostre emoticon, ingresso nel gruppo Telegram al terzo mese di iscrizione. E peraltro, mangio. Grazie Le Wyatt che regala 4 sub, il tuo palle massimo. Tra 20 giorni, 19 per la precisione, molto probabilmente, qui grazie Marley per la sub, molto probabilmente ci sarà la diretta dei 25 anni di Pokémon. La volete vedere con la pubblicità? E allora iscrivetevi. E ovviamente ringrazio tutti coloro che regaleranno sub, perché è un modo non solo per sostenere noi, ma per regalare un mese senza pubblicità agli spettatori. E questo abbiamo scoperto nei mesi essere una sorta di acceleratore per un circolo virtuoso nel quale le persone ricevono la sub in regalo e poi continuano quella sub nel tempo, nei mesi, con magari le loro forze economiche, perché non vogliono più rinunciare ai vantaggi dell'iscrizione. Quindi bella lì, grazie a tutti coloro che... Grazie anche al Twitch che si abbona per il 13° mese. Grazie per il fantastico intrattenimento, grazie a voi per seguirci e grazie anche appunto a chi regala sub perché foraggia proprio le nostre attività. Programmazione della settimana avrà un confidenze, quindi un video divertente un po' meno impegnato di quelli delle ultime settimane.
Avrà due appuntamenti di Liza, il mercoledì e il giovedì, due appuntamenti chiareschi only con martedì, domani, sia la martedì classico sul canale di Cichibe, sia Safe Zone qui nel pomeriggio alle 5, ci sarà la Dan Battle e... grazie a Resonante e a Serial Kills, signori! Resonante regala 5 sub, mi sa che oggi si finisce il livello 3, raga. E siamo già a 1126 sub. Mamma mia. Mangio ancora un po' e poi vi dico. È buono. È buono. È buono, ti dico. Salmone e goma wakame, ci siamo. Dicevo... buono. Vi ringrazio brevissimo, finisco il discorso. Venerdì Randy Sabaku e Every Eye con Super Mario 3D World più Bowser's Fury. Domenica Sabaku e domenica sera c'è uno speciale di San Valentino con me e Chiara che giochiamo a Pikmin 3. Ed è una live peraltro foraggiata da Nintendo, quindi è un'occasione un po' particolare che prevedrà anche una, vedrete, premium, diciamo... una promozione, mettiamola così, sul prodotto, ma non vi posso spoilerare altro. Intanto mangio. Ovviamente Pikmin 3 giocato in multiplayer, quindi io e Chiara insieme. E io, ragazzi, una cosa bella è che il lunedì io non ho fretta, diciamo, di chiudere la live, quindi me la prenderò proprio con calma l'introduzione nelle prossime settimane per farmi una mangiatina. Perché ci sta. E perché ho fame. E se no muoio. Ah? Non avevo capito. Allora, le istruzioni sono: tag Uber Eats, hashtag AD. Grazie a Jumpy che si abbona per il nono mese. Quindi tagliamo Uber Eats, hashtag AD. Sai perché? Lo racconto anche ai nostri iscritti. Perché le promozioni su internet devono avere il messaggio promozionale, no? E quindi l'equivalente su internet del messaggio promozionale è AD, hashtag AD. Esattamente, esattamente. Perfetto. Sono soddisfatto, ragazzi. Sono soddisfatto. Ma non è che buono. Troppo buono. Prendi pure. Bene, ragazzi, basta, non vi mangio più in faccia perché tanto mangerò durante i vari incontri. Rock Luca si abbona per il 14° mese. Trivi, alcune canzoni di Nier Automata provengono dal suo prequel Replicant, lo so bene, sono dei remix. Infatti per queste difficilmente si capisce il titolo se non si è giocato il precedente. C'è anche una quest secondaria dedicata in Automata. Spero che giocherai il remake. Lo giocherò, anche se non ho giocato, come ho detto più volte, Replicant, ma sapevo dei remix. E non solo, aggiungo un trivia nel trivia. In Nier Automata molte delle canzoni simulano mix di linguaggi realmente esistenti. Una delle più belle, Beautiful Song, simula proprio l'italiano e sembra che il testo dica anche cose come fa male nel cuore per un motivo legato alla trama che non vi sto a spoilerare. Grazie a Galma Brothers che si abbona per il secondo mese, sei otto palle sempre più Massimo. Io ringrazio, grazie a Gabri Nob che si abbona per il settimo mese, non so perché mi resetta i mesi, sono subito dagli esordi. Ma strano. Grazie a Rasta che si abbona per il quarto mese, grazie a Vennas che si abbona per il tredicesimo, 13 mesi con voi, soprattutto perché i vostri contenuti sono imbarazzanti. Vaffanculo. Grazie al Matti che si abbona per il quinto mese, sera al Giocosti, grazie a Mattia che si iscrive per la prima volta, ragazzi, 1135 sub, meno 65 al sub goal. Io, signori, imbraccio il joystick, ma mentre lo faccio... no. Buonissimo. Mentre lo faccio e mangio... una goma wakame. Dicevo... ricordo a tutti quello che abbiamo fatto nella scorsa diretta. Intanto abbiamo aggiunto una cura, ok? Aspetto che magari finisca l'hype train perché siamo a livello 4, 1 minuto e 50 alla fine, quindi potremmo finire anche il livello 4. Dicevo, l'ultima volta abbiamo fatto delle grandi speculazioni su questo brutto ceffo qui. Questo brutto ceffo qui sembra essere colui... sì, mettecelo pure. Sembra essere colui che ha per primo scoperto la mega evoluzione, o meglio, che l'ha compiuta volontariamente assieme al suo Lucario. Abbiamo quindi ipotizzato alla fine, dopo vari tentativi, diciamo, di identificare questa figura, abbiamo ipotizzato che questo potesse essere una sorta di cavaliere fuggito da una regione lontana
e magari un membro dunque di un esercito diverso da quello di Kalos, perché ci viene detto esplicitamente che è una persona non di Kalos, che viene da una regione lontana, e però è un cavaliere, ha un'armatura e uno scudo. L'opzione B, che avevamo ovviamente vagliato, era quella di un cavaliere come semplice logo della monarchia e quindi di un palazzo, quello della mega evoluzione, che unisce simboli appunto monarchici a l'importanza di una feature appunto e di una trasformazione in campo Pokémon come la mega evoluzione. Quindi, in altre parole, una sorta di appropriazione della mega evoluzione dal punto di vista proprio dell'idea, del concetto della mega evoluzione da parte della monarchia kalossiana. Però ho detto Kalos e non Galar, sto migliorando. E quindi, insomma, morale della favola. Tra l'altro abbiamo anche discusso, grazie Serena Hawk che regala un abbonamento, grazie mille ragazzi, 1136 sub, let's go Poggers. Abbiamo anche parlato dell'importanza architettonica di questo palazzo, che sembra diviso a metà e ruotato, quasi come se fosse stato costruito su più livelli che possono nascondersi ruotando, no? Proteggendosi anche dagli occhi, oltre che magari dagli attacchi fisici, da cannonate, proiettili vari, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie intanto, ragazzi, dell'Hype Train, che adesso è finito. Grazie a Babaswan, che si abbona per il 10° mese, anzi a Babaswan. E intanto io aggiungo la curella tattichella. Let's go, Poggers. Ok, adesso andiamo avanti e vediamo cosa ha in serbo per noi questo episodio, in una run che, ragazzi, ha tirato fuori della lore dal nulla ogni volta. Io spesso e volentieri ho pensato che questa serie sarebbe stata priva di lore, e invece mi ha sempre sorpreso, sempre. Allora, ragazzi, dobbiamo andare a destra, se non mi ricordo male. Dobbiamo scegliere anche se curarci. Reonarudo è già in squadra, sì? Sì, Reonarudo è in squadra, ma non lo usiamo per ora, il reo. Andiamo avanti col conte femmina. Oddio, dovremmo livellare la Furragni o forse Slipdoom addirittura, perché c'è la palestra erba da fare. Grazie a Gatto che ride, che sia buona per un anno insieme. Che cazzo vuole Gianni? Senti, voglio darti questa. Azzo Surf, la possiamo insegnare al Greno? Usando la MN Surf potrai muoverti senza problemi anche sull'acqua. A pensarci bene, è incredibile che tu sia venuto a Kalos e che ci siamo messi in viaggio insieme. Forse era scritto nel destino. La tua domanda di prima, Baxter, hai ragione. Allora, riguardo alla... scusami, perché mi hai fatto questa domanda di introduzionissima e quindi avevo mille cose da dire. Come penso che l'evento dell'antico Chateau possa essere sviluppato? In realtà mi auguro in maniera simile a quella originale, ma magari con un'attenzione narrativa in più verso la bambina, se ti riferisci alla sezione proprio della bambina. E riguardo invece a Rotom, magari un minigame che possa in qualche modo coinvolgere la possibilità e la capacità di Rotom di spostarsi tra gli elettrodomestici e dover essere intrappolato all'interno del televisore. Quindi non so, spero che aggiungano all'antico Chateau un po' di trama e un po' di gameplay. Allora, detto questo, insegniamo subito Surf a Froakie Tusk. Sì. Sì. Voglio che dimentichi bolla. Però oddio, c'ha... Però che cazzo me ne fotte di bolla, dai. Cioè, è area, ma anche surf è area, quindi sti cazzi. Andiamo. Let's go. E insegniamogli il zurfo. Grazie a Rambigon che si abbona per il 5° mese. Purtroppo niente notifica, meno male che mi sono ricordato della live. Strano, perché credo sia arrivata quasi a tutti qui. Bolla a 30 Furragni? Come Furragni? Ah, ma impara surf la Furragni. In che senso, scusatemi? Ma veramente? Ma perché? Eh? 33 Pokémon entrarono nella Pokéball, tutti e 33 trotterellando. Madonna, che ridere. Chissà come è resa questa frase in altre lingue. Sarei curioso di conoscere gli altri scioglilingua. Perché i cani nuotano, sì, va bene, ma da qui a evocare onde marine è, insomma, un po' presa alla lontana, ecco. Alla fattoria puoi cavalcare gli skid, è divertentissimo. Benvenuto, uscendo a destra arriverà il percorso 12. Non vedo l'ora di cavalcare gli skid, ragazzi, davvero, credetemi. Via di Pascoli, non dei Pascoli, Giovanni.
Sliptomb dovrebbe essere top. E tra l'altro vediamo anche il primo Pokémon, che equivale a una cattura. Chiudo gli occhi al solito. Miltank? È Miltank? Sì, è Miltank. Ragazzi, che ridere, ho trovato Miltank. Allora, ma non ho ancora una mossa a fuoco questo babbo. Miltank non dovrebbe avere grosse mosse per shotta. Eppure è più veloce. Potrei fallire la fuga. Mettiamo il Reonarudo. Mettiamo il Reonarudo. Impara Giarotolamento al 25, sta bastarda. No, no, c'è il Reon. Reonarudo. Reonarudo, con le mani. Ferma il Rotolamento. Reonarudo. Mega Shink. Reonarudo. Grazie Dragomat, che sia buona per il terzo mese. Let's go Poggers, 1141 sub che danno energia a Reonarudo, che tira fuori i dread da occupazione. E ci siamo, si fa le cannozze Reonarudo e va con il Crashy Pancho. E non perdona ragazzi il One Punch Man. Grazie a Luca, che sia buona per il secondo mese. Mega Pipo. Pog. Ragazzi, sì, certo che l'ho ammazzato. Volevo ammazzarlo. Non era mia intenzione rischiare crit o cose pazze. No, non lo catturo, ma che mi frega poi di Miltank in questo momento. C'ho la Furragni io. Ok, Slowpoke dovrebbe morire easy. Bella lì. Ma per la loro cosa, ragazzi, che abbiamo bisogno di fare 40.000 cose in questa run, non ci mettiamo a catturare Miltank. Tra l'altro, con buon latte in squadra avrebbe rotto il concetto delle cure. Il Lapras regalo non conta come cattura, ragazzi. Ok. Sbisdang. Ma non abbiamo Karam rara. In che senso, Marco? Non ho capito. Che vuol dire che non abbiamo caramella rara? Allora, intanto penso che questo voglia lottare o fare il sexo o entrambe le cose. Ho perso il rinnovo di qualcuno, accidentaccio. Dove? Bella Saido, quando arriverai a Yharnam, Bloodborne, ti invaderò per bene. Ok, non so di cosa tu stia parlando, ma bella. Sì, cioè, ho capito che parli di Bloodborne, ma ovviamente non conosco il luogo, quindi non so che risponderti se non bella. Non vedo l'ora comunque di giocarci a Bloodborne. Grazie a Luca, che sei buona per il secondo mese. E Mega Pipo, Mega Pipo a te. Allora, Pinsir, Painsir. Faccio il discorso di prima. Non dovrebbe avere roba particolarmente ingente a livello di danni. Tentenna.
Dio Madonna. È un gioco di merda! Ogni stronzo ha un attacco lotta! Dio Cristo! Qualsiasi cazzo di Pokémon ha un attacco lotta! In questo gioco di merda! Ci rido per non piangerci. Bella, mi piace. Sì, sì, va bene. Bene. Bene, ragazzi, come va? Tutto a posto? Tutto a posto? Bella raga, non c'ho pozioni? Sto andando in giro senza pozioni? Ok. Ragazzi, se volete farmi arrivare a 2000 sub, la serata è questa, ok? Comunque non è possibile, ragazzi. Breccia, al 25. Al 25, Pinsir con breccia. Dio Madonna. Pinsir con breccia. Con breccia, Pinsir. Pinsir con la breccia. Pinsir con breccia, a livello 2. È uscito dalla fia di Suma 3 secondi fa, c'ha breccia. C'ha breccia. C'ha breccia, capito? E vita al tiro. C'ha due mosse lotta. Pinsir, coleottero. È un insetto, cazzo, e tira i pugni. Dio Madonna. Un insetto di merda e tira cazzotti, tira. Pinsir, ma vaffanculo. Ora chi cazzo livelliamo? Grazie a Noxel che regala Houndoom una sub. Gesù bambino. Gesù bambino. Gesù bambino, essere peculiare, oserei dire. Un essere peculiare. Una volta stavo per annegare... ragazzi, sono così mad che ho letto... Una volta stavo per annegare Lapras. Una volta stavo per annegare un Lapras. Una volta stavo per annegare e un Lapras di buon cuore mi ha salvato la vita. Mi rammarico solo di essere vecchio e di non potergli mostrare il mondo. Vedo che hai tenuto la medaglia lotta, devi essere un valoroso allenatore. Se non è troppo posso chiederti di portare il mio Lapras in viaggio con te. Ah, ma vedo che la tua squadra è il completo. Se desideri prendere con te il mio Lapras, torna a trovarmi. Non me ne faccio niente di un Lapras di merda, perché tanto abbiamo già un Pokémon acqua dentro il party. Dio Gesù, bambino. Grazie a Nemo che regala una sub a Pinsir. Ti ammazzo. Grazie della sub. Allora, ok. Tra l'altro, sì, esatto. Lapras le prende da lotta. Dio Madonna, mannaggia. Sì, lo piglio, ma no, ora non è impellente, ecco. Tanto non lo usiamo. Grazie a Lorenzos94 che si abbona per il 12° mese. Opla, 11 mesi, vi si aspetta in Toscana. Grazie anche a TJ che si abbona per il 2° mese. Per Mabanne di cosa? Lapras. La baia azzurra. Il mare è l'origine della vita. Ma vaffanculo, pezzo di cazzo. Aspetta, che vuol dire? Il mare è l'origine della vita. Non è vero, Arceus è l'origine. Sì, ora ci saranno anche i pesci che fanno zuffa, che tirano i cazzotti. Dio. Ah, per Mabanna Pinsir. Sì, sì, assolutamente. Aspettate, che questo fa calci in volo. Dio. Stiamo attenti perché... Che fa calci in volo questo fa. Ma calci in culo fa. Da vedere che questo c'ha la volante. Come minimo c'ha la volante questo. Ma mi mette il Reonarudo prima di pigliare gli schiaffi. Schifoso. Vabbè. Ma guarda.
Ti faccio cresci pugno da mega, così fa più male. Ragazzi, sono mad. Sono autenticamente mad. Cioè, se pensate che io stia fingendo, non è così. Sono genuinamente incazzato nero. Ma che cazzo? Cioè, ma... il problema è che, seriamente, ho pensato, certo, Pinsir può imparare anche mosse volante, grazie a Stabi della sub. Grazie a Bulbasseo di livellare. Ho detto, vabbè... che sdoppiatore. Ho detto, vabbè... Pinsir può imparare mosse lotta, però, sai... gli ultimi 47 Pokémon che abbiamo incontrato imparano mosse lotta. Quindi forse... forse questo non ce l'ha la mossa lotta. E invece sì! Nuotare, nuotare, che bello nuotare. Muori. Bastardo, ti ammazzo. Enrico, adesso ti faccio affogare. Ti affogo come ha fatto il tizio con Lapras. Ok, qui il fish. Mi si fa un cazzo. Bisogna cambiare Pokémon. Mi si fa un cazzo. Vedrai. Che gli metto contro? Potrei mettergli il conte femmina. Potrei mettergli il conte femmina. O la furragni. Anche la furragni dovrebbe far male. Tanto qui il fish è un attacker. Mettiamo la furra. Tanto non avrà mica mosse lotta questo pesce di merda. Zuffa. Ho messo le spikes. Vabbè, Buttint, raga. Ci avrà velen punto, potrebbe avvelenarci, ci sicura al massimo. Stockpile? No, 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 che stockpile, zii. Sta buono, sta buono. Non fa stockpile. Ragazzi, big combo lui. Big combo, è morto adesso. Adesso velen punto funziona, perché funziona l'ultimo turno, ti fa credere, no? Ok, no. Grazie a Federica96 che sei buono per il secondo mese. Ciao Sede, come stai? Cosa ne pensi di come sta andando avanti Pokémon Masters? Ho perso completamente il filo del discorso con Masters, quindi non ti so rispondere. C'è il Pokémon preferito di Chiara. Intanto grazie a Sharp97 che sei buono per il 17° mese. Grazie alla compagnia, grazie a te della Resub. Ragazzi, meno 50 alle 1200, mi tiro sul morale. Grazie a Intrigo che sei buono per il 14° mese. E Oxy Gentleman che sei buono per il 7° e siamo a 7, sempre bello essere qui. Al solito grazie per la compagnia, un abbraccio da Lisbona. Grazie anche a TA che sei buono per il secondo mese. E Lorenzo, che però avevo già ringraziato. Adesso, Binacle di merda, tutti becchi il Bulbas. Tutti becchi il Bulbas. Dobbiamo mettere davanti la Furry, credo sia la tipa, cioè il Pokémon, la tipa, il Pokémon più basso di livello che abbiamo. Ragazzi, meno 49 al sub goal, let's go, eh. No, no. Perché sennò... no, è tonno? È carne, no. Polmischino strano. Non avere mosse erba con il Bulbas sta cominciando a diventare fastidioso, eh. Non ti ci prova a fallì. Secondo me è tweet. Ah no, nonostante, cioè, dato che resiste non basta, perché ha veramente una difesa speciale bassa sto Pokémon, se non mi ricordo male. E le fiele punte le assorbe, ragazzi, Ivysaur, quindi non c'è problema. Adesso però bisogna andare a dipararsi. Ora mi fa Dyna pugno. Speriamo di no. E il seed, dai, inseminiamolo. Un attimo. Fuori di testa, eh. Fuori di testa. Fuori di testa. Io rifaccio farassi seme, ma sbaglio. Oh, Foxy Roger, scusa. Buonasera, sono arrivato un anno su Twitch, anche se siete nel mio cuore e nei miei schermi da alcuni anni. Domandina, secondo te è possibile che, data l'uscita di New Pokémon Snap, facciano uscire un mini 64 con... ah, che carina come idea. Un mini Nintendo 64. Oddio. Non lo so. Perché secondo me non è molto compatibile con la idea di mini.
ok? È più legata a console non 3D. Però sarebbe figo, adesso mi ci fai credere. Cioè, nel senso, adesso so che ho bisogno di un Nintendo 64 Mini. Però non credo che Snap da solo... Cioè, non credo che New Pokémon Snap da solo sia in grado con Pokémon Snap di vendere una cosa del genere. Piuttosto ti direi che, essendo il 35esimo di Zelda, un Ocarina of Time potrebbe essere system seller di Mini 64. Allora, pezzi di cazzo, intendiamoci. La Furragni la mettiamo prima. Bella. Sfidiamo Giorgio. Mi sono stancato della vita frenetica in città e sono partito per un viaggio senza meta. Pensa, adesso muori. Parte la sfida di Colin Farrell. Grazie Menestrello, ti leggo subito. Mangia un boccone. Non sembra, ma c'è ancora tanto da mangiare. Ok, Bottint qui serenamente. Bottint, alla grande. Anche se in realtà comincia a essere pieno, era veramente tanta. Vero? Tu hai finito? Ah no, ecco. È enorme. Cioè, veramente enorme. Bene. E mo ti chiedo, se è possibile, un caffettino. Sì, sì, sì. Io sono a posto. Era veramente tanta, eh. Sì, tappamela. Magari la rimangio dopo. Grazie. Allora, let's go. Grazie Bob, che sei buona per il 15esimo mese meno 48. Let's go. La vittoria sembra una meta irraggiungibile, se non ci credi. Fai schifo al cazzo, amico. Devi morire. Hai capito? Tu e tutta la gente in questo percorso di merda, fatto di insetti che tirano cazzotti. Ma non vi fate schifo, eh? Mamma suda, come si sveglia la mattina quando pensa che ha messo Pinsir con Breccia al percorso mezzo? Neanche all'uno, al percorso mezzo. Dio. Eh? Dio mezzo. No, mezzo. Mezzo. Dio mezzo, non è no, tutto. Mezzo. Mezzo? Ma è quasi una bestemmia. Dio mezzo è Dio che non è completo, è Cell nella prima forma. Sì, quindi dici te, fa parte del character development il fatto che sia un po' mezzo. Però Dio mezzo è bellissimo, è Dio forma 1. Dio 0,5, capito? Sì, è così. Sì, certo! Ma perché ci mettiamo Rayquaza in questo percorso? Dio madonna, perché non ci avete messo Rayquaza? Sei lì col tuo zainetto di merda, dentro c'hai il Kinder fetta al latte che t'ha dato la tua mamma l'altro ieri, perché sei partito da poco, no? C'hai ancora da mangiarti la minestra calda che t'ha messo nel bento, perché in Giappone c'hanno le scatoline col cibo dentro. Te arrivi col tuo bento di merda e c'è Rayquaza! Tauros! Di Dio! E tu sei lì con... Pikachu! Quanto c'ha di base stat d'attacco? Voglio vederlo. Voglio vederlo quanto c'ha di base stat Tauros. Voglio vedere quanto c'ha di... No, dobbiamo vedere, per favore, no. Dobbiamo vederlo. Quanto c'ha di base stat d'attacco? Eh? 100! E 110 di velocità! Capito? Io... Rosto! Farfetch'd, quanto c'ha secondo voi? Secondo me Farfetch'd entra in campo e busta la difesa di quell'altro, da quanto ne ha poco. Ora 100. 90, in realtà è fortissimo Farfetch'd, però ha 60 di velocità. Ivysaur, che è un Pokémon che in teoria no. Froakie, secondo voi quanto c'ha? C'ha 90 di attacco Farfetch'd, ma che cazzo di problemi c'hanno? Vabbè, comunque, Froakie 62 di attacco speciale. Grazie Saverio, che sei buono per il secondo mese. Grazie per le vostre live divertenti. Io non mi sto divertendo. Forza Team Sidonia, grazie. Allora, cioè, quindi capito, no? Io sono qui con un barboncino che picchia un toro, capito? Io sono qui col cane di casa mia. Cioè, l'ho preso letteralmente dalla cuccia sto Pokémon, ok? Ok? Stava facendo il vaccino, il richiamo del vaccino. E io gli ho detto, sai che? Vai a combattere un toro che dorme.
Grazie a Luca Marra che si abbona per il terzo mese. Bella Sede, sono un attimo in ritardo. Non ti sei perso niente a parte Houndoom che muore davanti a Pinsir con Breccia. Gli fa niente. È ovvio che io non gli faccia niente. È un toro con tre code e almeno due cazzi, probabilmente. Mi sto sfogando, ragazzi. Dicevamo? Ok. No, mi dissocio, ragazzi, dai due cazzi di Taurus. Però tre code, sai, insomma, da qualche parte qualcos'altro di numericamente... Ce l'ha due cazzi, ce n'ha mezzo come quell'altro, quello che sta là, è vicino, è piano di sopra ovviamente. Grazie a Ernest99, no, non era vicino in realtà. Grazie per il 13° mese di sub, Team Sidonia Forever, grazie mille ragazzi, grazie. Oggi è una serata particolare. Oggi poche teorie e molte madonne. Va così, va così. Sì, va così. Va così. Grazie a Pima che sei buona per il 25° mese. Buonasera, 25 mesi, molto bene. Ti ringrazio. Bene. Urragni fa il 28. E questo insomma ci fa piacere. Allora, qui c'è una discesa dove possiamo buttarci, ok? Nel caso in cui volessimo abbandonare ogni voglia di vivere, possiamo ruzzolare dal dirupo con questo allenatore. Goliardicamente. I miei Pokémon sono la famiglia, assaggia la nostra forza. T'ammazzo, allora il babbo, la mamma, fa tutto. Catherine. Atlas. Grazie a Tel Aviv 86 che sei buona per il quarto mese. Poche teorie ma molte madonne sarà il mio mantra per il 2021. Abbiamo sei Viper. Che dite, secondo voi se Viper ce l'ha una bella mussina lotta? Tipo pugno. No, ci paralizza e basta. Lo schifoso. Dai, un droppello. Un droppello GG. Meno male che non può avvelenarmi, mi avrebbe fatto malissimo con Veleno Shock. Oh, 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 ma che cazzo è oggi? Va bene. Bella, ci curiamo. Veleno Shock, dovremmo tenere. Dovremmo tenere serenamente. Quindi facciamo l'ultimo morso. Lui ci fa un altro veleno shock. Dovremmo tenere serenamente. Io ti ringrazio per questo momento di sostegno intenso. Infatti non si è paralizzato. Quindi ti ringrazio ampiamente per il tuo sostegno. Bene. Bella la Furragni che fa il 28. E la vacca. La vacca. Allora, la vacca è... Rosto che cosa c'ha? Però no, questa mi fa rotolamento. Che cazzo metto Rosto? Ci muore. Mettiamo il Conte Femmina. Mettiamo il Conte Femmina, let's go. Via la Furra. Dentro il Conte Femmina, andiamo. Ho trovato uno Shiny, tra l'altro, in questa run. Andiamo con il Conte Femmina. La Pazienza. Bella sta lotta di merda. Io che faccio contrattacco e lei che fa Pazienza. Best anime. Ok, contrattacco. Vai, accumulo anch'io. Aspetta però, questa continuerà a accumulare energia, quindi faccio salvaguardia. Ok. Bella Poggers, dai, attaccami. Cozzata Zen, di tutte le mosse che poteva fare, questa penso sia la più inutile. Mannaggia, ci vorrà un anno. Voglio vedere chi muore prima. Voglio vedere quanto mi fa col secondo rotolamento. Voglio vedere chi muore prima. Ma vai. Vai. Vai Giorgiona. Vai. E due. Vai. Ma vai. Ancora. Fammi male.
Mi devi rotolare addosso, mi devi schiacciare, mi devi fare male, ok? Mi devi schiacciare ogni forma di genità. Oddio, m'ha tolto ora, eh? Però non mi toglierà comunque abbastanza. Ora mi critta. Dai, dai, colpiscimi, colpiscimi. Colpiscimi se hai il coraggio, schifosa, mo critta e m'ammazza. Oh, 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 ha crittato veramente. Ho cercato preghiera fortuna e la prima cosa che è venuta fuori è questa. Cos'è Don Juan? Preghiera Don Juan della lotteria. Ma che cazzo è? Che cos'è? Ha comunque 5.000 views, quindi molti ne hanno avuto bisogno. Grazie a Runs Simon Run, che siamo ora per il quinto mese. Bella, sai, il subino lo faccio adesso perché ho seriamente l'impressione che questa live possa finire presto. Hai fatto bene, zi. 1060 sub, quindi chiunque si senta di voler subare adesso o di regalare 40 sub, lo faccia pure, cioè in serenità. Oggi non mi offendo, anzi. Don Juan. Don Juan, Dio, cos'è? Santo della fortuna. Don Juan, next emote. Allora, faccio un discorso serio, ok? Trovo vomitevole l'utilizzo di santi per... del concetto stesso di preghiera. Vabbè, Noxel regala a Don Juan una sub, io ti ringrazio. Noxel, tra questi 1161 sub ci sono Pinsir, Aundum e Don Juan, quindi questo mi rende felice. In realtà no, volevo semplicemente usare una super pozza. Dicevo, bella raga, bella pog, trovo veramente vomitevole il utilizzare la figura del santo per cercare di alleviare problemi economici, no? Perché se adoro l'idea della religione come una compagna di vita che ci aiuta a superare spiritualmente i momenti più difficili, l'economia e la fortuna nell'economia è qualcosa di estremamente terreno. E quindi, non so, mi è sempre sembrato veramente fuori luogo tirare fuori il, perdonate il gioco di parole, il concetto di santo, di divino, di Dio, con, cioè, per ingraziarsi la fortuna che ti porta soldi. Mi sembra una contraddizione in termini, anche perché, voglio dire, cosa è la cristianità, a mio avviso, se non il rigetto di alcuni valori mondani? Non lo so. Trovo davvero riprovevole fare leva sulla disperazione delle persone, perché avere problemi economici non è assolutamente una cosa né divertente né auspicabile, per avvicinarle al concetto di religione. Mi sembra davvero terribile. Grazie Anf che regala 5 sub. Grazie mille. No, 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 va bene, Toma, non penso proprio che Don Juan sia cristiano, anche se non lo so, potrebbe, perché c'è grande cultura cristiana nei paesi ispanici, quindi in realtà potrebbe, però magari non è
cattolico, però cristiano forse sì. Detto questo, non era un'idea solo legata alla cristianità, qualunque sia la religione d'appartenenza, credo che fare leva sul avere problemi economici per avvicinare le persone a Dio e ai santi sia veramente terribile. Boh, vieni qua che ti butto a mare, vieni. Dov'è? Dov'è? Ti voglio buttare a mare. Ma vai, andiamo, andiamo. Non si può. Si va? Out of bounds? Madonna, dove cazzo sono finito? Out of bounds? Si va out of bounds? Non può, può saltare i recinti ma non può scendere le scale. E ora è per sempre qui di fuori? No, ok. Allora, buoni, capiamo qual è l'utilità di questa funzione, a parte saltare le ringhiere. Allora, non voglio scendere, non ho voglia di scendere, fratello. Allora, capiamoci, intendiamoci, ok? Io posso saltare questa staccionata, bella raga, e andare nelle più disparate radure. Qui torno nella fattoria IAIAO. E quindi sono confuso, ragazzi. Il level design è troppo per me. Cioè, io come prendo questo oggetto innanzitutto? E dov'era quella staccionata che ho saltato? Ok, qui. Ah, ma perché posso saltarli questi dislivelli? Ok, ok, mi è chiaro. Qui c'è una Pokéball. Ho parcheggiato Franco proprio qua davanti. Pietrabrillo. Ragazzi, sono arrabbiatissimo perché è morto Houndoom. Veramente arrabbiato. Ah, ok, quindi si fanno da una parte e dall'altra, guarda. Ma guarda che bravo, però non può scendere le scale. Ok. No, non fare il pog campione perché voglio andare di qua. E qui mi sa che c'è l'altro strumento che non riuscivamo a prendere. Infatti, dolce spuma. Buona la dolce spuma. Giulio. Sì, è morto Houndoom, ragazzi, lasciamo perdere. Ehi, non vuoi fare il lotto con me? Questa parte di percorso è raggiungibile, mi sa, solo con Skiddo. No, non è vero. Quindi posso abbandonare Skiddo qui, non mi serve più a nulla. Allora lasciamolo nel punto più scomodo, davanti alla casa di Giulio. Bella. Adesso loro non escono mai più... No, però devo visitarla la casa. Vediamo se è un gioco intelligente e mi fa ritrovare lo Skiddo dove l'ho parcheggiato. Oh, Skiddo, quanto ti adoro. Forse con questa MT riuscirai a comprendere i miei sentimenti. Dimmi di più. Sardo confirmed. Scherzo, ragazzi, mi ha fatto ridere, però. Si ride, si piange, grazie a Noxel che regala la Sardegna una rap. Grazie Mike and Ward per i 18 mesi di sub, grazie mille.
Se un Pokémon è sotto l'effetto di attrazione, potrebbe rinunciare ad attaccare Pokémon di sesso opposto. Ma vedi un po' te. Quando sei in groppa uno Skiddo non puoi raccogliere strumenti da terra. Meglio così. In fondo sarebbe pericoloso. Tranquillo, tua figlia spenderebbe il suo tempo diversamente con gli Skiddo che guardandosi in giro cercando strumenti da raccogliere. Però è una mia idea, ecco. Non, cioè, prendila con un po' di sale questa opinione. È un'opinione, eh? No, un'opinione. Non è per forza corrispondente a verità. Per me se Viper e Miltank sono davvero la mia famiglia. Per me fanno cacare come te. Ragazzi, oggi sono arrabbiatissimo. Prendo a calci, bambino. Mi dispiace per te, ma la mia scherza è zitto. Coleottero, cosa cazzo hai detto? Pokémon Coleottero. Orazio. Orazio, ti prendo a ginocchiate nel viso. A te e alla libellula che ti porti dietro. Vai. Affogala. Affogagli la libellula. Vai, Froakie. Glu 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 glu, buona l'acqua, eh? Buona glu 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 glu. Buona l'acqua, buona glu 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 glu. Oh, c'hai anche la ruota del camioncino del tuo babbo. Vai. Glu 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 glu. Vai, Froakie Tusk. Glu 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 glu. Buona l'acqua, mamma mia. È una buona strategia fare Protect davanti ai Hydropulsar. Devo dire che... Beh. Ok. Bella Pog. Ciao Wirlipede. Ok. E poi che c'hai? Mothim. Ok. Bel Pokémon Mothim. Talmente bello che non ricordavo della sua esistenza fino a 5 secondi fa. Glu 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 glu. Glu. Perché è solo glu Hydropulsar. Surf glu glu glu. Stay hydrated, bravo. Buono. Buono. Livello 30, ci sta. Buono, buono il pollo, buono. Ciao, Orazio. Che tristezza, la mia schiera di Pokémon Coleottero si è demoralizzata. Ci godo. Grazie, Savas, che sei buona per il sesto mese. Bella, bimbo. Spero che tu non giochi a Pokémon mai più, hai capito? Appendila al chiodo, sta passione, fai schifo. Ragazzi, oggi sputiamo veleno addosso a tutti. È morto Houndoom, cioè è proprio la puntata del funerale. Vediamo chi cazzo c'è da ammazzare qui. Vi ammazzo, vi affogo. Vi affogo a tutti quanti. Vi affogo a tutti quanti. Sì, a tutti quanti. A tutti quanti. Tutti vi affogo, wow, uno dopo l'altro. Uccelli cadono ai miei piedi, pieni d'acqua. Stava crashando tutto. Oh, se crash, ragazzi, devo ricaricare. Crash. Mi fa molta paura. Penso che fuggirò. Bella. Prima di combattere avvicino il viso al collo del mio Tauros annusandone l'odore. A parte che spoiler d'Attack on Titan. Ma detto questo, ma che cazzo, raga? Ma è percorso zoofilia questo. Cioè, quell'altra che è attratta dagli Skiddo. Questo che annusa le palle a Tauros. Un po' guarda con che sorriso. Annuso il sudore del mio Tauros. Sono un ragazzo in gamba. E tu, quale parte dei tuoi Pokémon annusi? Eh? Cappellino all'indietro con la visirina. Andava di moda tra il 96 e il 97. E tu? Eh? Puzzino acre. E tu? Vabbè, c'è Zancuso. Ah, no, ok. Zangus cosa gli annusi? Le ascelle. Cosa gli annusi? Vabbè, glu 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 glu.
Che è vendetta, che è vendetta, che è vendetta. Non è che c'è attacco rapido sta merda. Io metto la Furry. O metto Reonarudo, perché so che c'ha Tauros. Metto direttamente Reonarudo, raga. Metto direttamente Reonarudo. Che dopo c'è Tauros. Divieto di annusare. Niente, non posso più annusare Reonarudo, ragazzi. Ahimè. Ma non serve neanche, secondo me, Mega Evolvere adesso. Mega Evolviamo dopo. Ok. Bella. Bella per Tauros, che mi abbassa l'attacco portandomi a più zero. Ma io Mega Evolvo e gli Mega scazzotto addosso. Grazie a Cicciodoc98 che sei buono per il quarto mese. Sera fra e Chiara. Questo è un piccolo gesto simbolico per strapparmi un sorriso in un periodo dove la sera spesso... A strapparmi un sorriso in un periodo dove la sera spesso mi cala una sorta di depressione ed un senso di solitudine. So che è poco, ma in bocca al lupo sempre. Viva questo canale di merda. Un abbraccione e grazie per la tua iscrizione del cazzo, frate. Che cosa ha fatto lui? Ti tiro le mie... le ossa in faccia. Le ossa di Zangus di prima. Annusale. Buone. Buona, è la morte. Sa di morte. Ok. Lebello 33. Vuole imparare anticipo? No, io non anticipo nulla. Pagamento a 60 giorni. DFM, let's go. No, no, non dimenticare. Sì. Sì, non voglio che impari anticipo. Non me ne frega niente. Grazie a DDVGC che sei buona per il secondo mese. Bella frase nel tivolone. Ah, ma bella lì, bella lì. So che hai cominciato anche a streamare. Quindi un abbraccione forte e in bocca al lupo con questa tua nuova avventura che ho visto, insomma, non concerne solo Pokémon. Può darsi che questo rituale scaramantico mi porti male. No, può darsi che tu faccia schifo al cazzo, fra. Perché comunque non è bello annusare un toro sudato. Neanche nel mondo dei Pokémon. Questo è un pescatoro. Quindi direi di mettere davanti il rosto. In linea de massimo. L'importante nella pesca è tirare e allentare la lenza al momento giusto. Bello Cesidio. Cesidio. Che manda in campo Magikarp. No, c'ha 6 Pokémon. Questo. È l'imbecille con 6 Magikarp di ogni gioco. Eccolo, è lui. Rosto, per favore, danzagli nel viso e poi facciamo lacerazione a tutti. Così li sciottiamo e evitiamo di stare un quarto d'ora davanti a 6 Magikarp che fanno splash. Fanno anche azione, quindi sono comunque dignitosi, ok? Però adesso li ammazziamo. Let's go! Allora, Rosto, sappi che se non riesci dopo un danza spada con lacerazione stab a... non shottare anche solo uno di questi Magikarp, io ti libero. Ti liberio. Questo fa breccia, questo Magikarp. Ok. Let's go. Pog. Benissimo. Buoni, buoni, buoni. Questi punti esperienza sono veramente preziosi. Grande, grande. È un'ottima squadra. Ma tu con una squadra del genere perché dovresti sfidare qualcuno? Perché non ti fai i cazzi tuoi e continui a pescare? No, vuoi lottare. Ok. Questo è il penultimo. E l'ultimo, secondo me, è un Magikarp. Un bel momento di gameplay, sono d'accordo. Una squadra ottima e anche un certo principio di OCD nell'avere esattamente 6 Magikarp tutti a livello 24. Ci vuole dedizione. Che sconfitta, avrei dovuto allentare prima la lenza. Sì. Certo. Utilizziamo il Zurfo. Dang. Qui c'è l'abisso. Ragazzi, ma cosa dovrebbe essere? Tipo... i sassi in profondità, però sembrano a un metro di distanza. Vabbè, e livelliamo Rosto fino al 30 a questo punto, anche perché la prossima palestra è erba e quindi probabilmente è la palestra di Rosto alla fine. Quindi si è preso solo una pausa Rosto e poi è tornato. Dopo meno di una puntata. Sì, esatto, non è l'abisso, è il vuoto.
Bella lì. Jorri. Dove mi sta portando questa nuova avventura? La Baia Azzurra. Ah, ci sta Nuoterino Nuoteroli. Attenzione. Ma Cianciorrin può starci. Facciamogli un lacerello. Facciamo il 30 con Rosto e poi lo cambiamo. È la fossa degli Houndoom. Ti ammazzo Tentacool. Non sei così cool come pensi. Ok. Ma che ci fo con la cattura, ragazzi? C'ho 40 Pokémon d'acqua. A parte no, perché la baia non era... Non eravamo già stati alla baia? Non l'avevamo già triggerata? Pensa che ho notato fin qui da Owen e non sono affatto stanco. Beh, allora, questa è in realtà un'informazione interessante. Significa che si può nuotare da Owen a Kalos. Quindi, è un attimo di momento... Cioè, un momento importante di serietà. Massima distanza percorribile a nuoto. Dato che lui ha parlato di nuotare ed è un nuotatore, quindi nuota con le sue forze e non con i Pokémon. 15 metri. Come 15 metri. Ma che dici? Massima... Non può essere 15 metri. Massima distanza nuoto. Vediamo. Ah, ecco. Allora, Martin Strel è un nuotatore sloveno. Nel 2000 nuotò lungo il Danubio e conquistò il record per la maggior distanza percorsa a nuoto, ovvero 3... Quanto? 3.004 chilometri in 58 giorni. Ma veramente? Ma è un pazzo. Distanza Kalos Owen 15 metri. Ragazzi, vi assicuro che c'è scritto 3.004 chilometri. Questo tizio in 60 giorni si è fatto 3.000 chilometri a nuoto. Sì, sì. Allora, detto questo, quindi diciamo che 3.000 chilometri è più o meno la distanza tra... vediamo un po'. Ho un'idea... Però fatemi vedere, perché avendo viaggiato tanto in aereo dovrebbe essere quella la distanza. Allora, in linea d'aria, in realtà Roma-Londra, però in linea d'aria mi segna 1400 chilometri. Diciamo che secondo me Owen e Kalos sono distanti come... Forse l'Italia e la Polonia. In realtà dovrei vedere in mare. Cioè, aspettate, eh. Aspettate. Provo a simulare una distanza solo in linea mare. Datemi un secondo, ragazzi. Voglio fare sta cosa e me la lascerete fare. Perché siete dei bravi ragazzi, delle brave persone. Allora, l'altro no. Ah, perché per forza devo partire da Londra io. Perché ho messo a Londra il waypoint iniziale. Sì, è così. Quindi, vediamo così com'è. No, che cazzo? No, a nuoto. Non si può a nuoto in Google Maps? No. Secondo me è un dialogo random. Ragazzi, ma è da questi dialoghi che prendo la lore per i vari video teoria. Quindi, è Giocosti. Già, Giocosti. Scusami. Come ho potuto? Giocosti, dacci un parere. 3.000 chilometri. Tieni conto che 3.000 km li ha fatti fermandosi. Questo, se era in mezzo al nulla, non poteva farlo. Certo, è vero, Dawson 90. Secondo te, una persona che ha percorso 3.000 km a nuoto, nel mondo reale, che tipo di distanza avrebbe percorso? Anche perché si potrebbe essere fermato anche lui, eh. Non ha detto l'ho fatto in un colpo solo. Questo Baruk non ha detto l'ho fatto in un colpo solo. L'ha detto, non mi sembra, no? Cioè, magari anche lui ci ha messo 60 giorni. Vabbè, intanto finiamo la sfida, che magari dopo dice che è una cazzata. Qualcuno l'ha scritto qui in chat e magari succede veramente.
Ha detto solo di aver nuotato. Ecco, quindi... dava l'idea di averla fatta tutta in una tirata. Io non l'ho avuta, sinceramente. No, 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 no! Non mi è spiccato. Meno male. Non volevo attaccare, volevo switchare. Meno male che il rosto era più veloce. Ok, Scrap. Dragalge, bellissimo Pokémon. Mettere il conte femmina. Ha detto di non essere affatto stanco, quindi in un certo senso lo implica. Boh, non lo so, secondo me comunque ti stanchi anche se tu non lo fai tutto in una tirata, un viaggio del genere. Non penso che il nostro amico che ha fatto il record fosse tanto tanto sereno. Proviamo lo specchio velo. Muffamento. Non è che Owen sono tipo paesi come la Finlandia, poi in mezzo c'è Galar, che è l'Inghilterra, nord di Kalos. Non lo so. Vediamo che ci dice Giocosti, sono curioso. Niente, non mi fa niente. Ci vorrà un quarto d'ora prima di ammazzarlo. Marim. Sto ancora attendendo, eh. Oh, bravo che mi hai fatto male. Un italiano ha fatto 152 km in meno di 2 giorni. Lui però non ha detto quanto ci ha messo, ragazzi. Cioè, non lo ha detto. Oi oi. Se questo fa zampillo mi fa male in culo. Spero non lo abbia a questo livello, intanto mi curo. Grazie a Vittorio che si abbona per il 15° mese. Bella lì. Ragazzi, meno 27. Si può fare il 1200, eh. Si può fare il 1200. Attaccami, bastardo, attaccami. Da Barcellona a Riga in linea semidritta. Minchia, è tantissimo. Cosa mi ha fatto? Fa un attacco fisico? Si fa sgomento. Cica cica anche ciaccia. Però penso che muoia prima lui. Che non mi fa così male. E poi al massimo mi curo. Mi toglie 14, se ho visto bene. Quindi ha voglia a farlo. No, c'è anche idropulsar. Oh, oh. Quindi c'ha anche idropulsar. Mi curo, ragazzi, non si sa mai. Non voglio prendere mazzate. Io ho bisogno di una mossa erba su Venusaur o su una veleno più forte. Ok, ragazzi, ritirata. Andiamo di Reonaru. No, andiamo della furra. A Owen c'era un personaggio che diceva di essere arrivato a Kalos. Da Kalos a nuoto, se non sbaglio, nella demo. Ah sì, Bexer. Cioè, in Rubinome che Zaffiro Alpha, immagino. Quindi, insomma, è biunivoco, ovviamente, il rapporto. Questo cos'ho? 40.000 PS. Il record di fila è 108 km, ma dice di averlo fatto senza essere stanco, che sarebbe nonsense se si potesse riposare quando vuole. Ciò vuol dire che la distanza è meno di 108 km, perché se anche fosse il record man, egli si è fermato a 108 proprio per la stanchezza. Ok, quindi secondo voi il fatto che non è stanco implica che l'abbia fatta tutta di fila. Vediamo se il discorso finale magari ci dà qualche info in più, perché non sono convinto che il non essere stanco necessariamente implichi l'aver compiuto un viaggio tutto insieme senza mai fermarsi. Vediamo se ci dice qualcosa. Bastardo di qualcosa. Tra il dire e il fare c'è... Vaffanculo. Dimmi di più, ti prego. A nuoto si possono raggiungere tutti i luoghi bagnati dal mare. Meraviglioso. No. Vediamo se lei è una nuotatrice provetta. Ho trovato Lapras. Raga raga. Grazie a Oligar che si abbona per il 9° mese. Metto Reonardo e lo spacco di botte.
1600 miglia nautiche. Per fare un paragone sarebbe tipo Genova canale di Suez, che sono esattamente 1614 miglia nautiche. Azz. Allora, in realtà capisco ciò che il pubblico dice quando mi parla di, non essendo stanco il nuotatore, potrebbe flexare il viaggio tutto in una tirata. Ultimo canto. Madonna, questo è pazzo. Però non lo so. Solo 108 km da Kalos e Oen sarebbero al contrario veramente pochi. Me ne aspetterei di più. Non è una cattura, siamo già stati qui. E poi comunque l'Apras ce lo regalano. Ho letto che ho dimenticato uno strumento importante. What? È un messaggio sull'Holovox. Ciao Saidonia, ti sfido una lotta davanti alla palestra. Preparati, ci vediamo là. No, allora tu devi stare molto serena e tranquilla, Serena. Che percorso, che strumento ho missato? E quindi è un percorso opzionale quello che stavo facendo in realtà. Ero convinto di stare procedendo verso la città. E invece non è così. Che strumento ho dimenticato qua? Ma quello con taglio, ragazzi, non mi farete tornare indietro per uno strumento che potevo prendere solo con taglio, avendo palesemente visto che la mia squadra non ha taglio, vero? Le parole di Ferdi riecheggiano nelle tue orecchie. Di certo, ragazzi, non mi metto a insegnare una MN alla squadra che sto cercando con fatica di far sopravvivere. Grazie a Varial Art che sei buona per il secondo mese. Ciao Saido, è la prima volta che resubo per un canale. E per i tuoi stream ne vado fiero. In questi mesi sei stato come un fratello in momenti davvero difficili. Ti si vuole bene. Vi voglio bene anch'io, grazie mille. Ok, pietra idrica. Però ricordati del monumento in onore di Kalos a Oen. Viene detto che le due ragioni sono molto vicine. Ho capito, però 108 km sono veramente pochi, fra. Cioè, lo sai quanti sono 108 km? Sono pochi. Firenze-Siena sono 65, tipo. Quanto sono vicine. Bene. Allora, andiamo a Temperopoli. Era finito praticamente il percorso, tra l'altro. E qui cominciamo a fare un po' di esploro, vi direi. Sì, dai. metri. Ciao allenatore in viaggio, ti piace la pesca? Ti piacerebbe incontrare i Pokémon che vivono in acqua? Se vuoi posso darti un amo buono. Ho un'intera collezione di ami, soprattutto ami buoni. Certo. Questo è un amo... Ho capito. Fanne buon uso. Fanne un uso buono. Qui vendiamo aromi pregiati provenienti da ogni parte del mondo. Puzzo di Tauros. Non lo voglio. Non far caso a quello che dice mia moglie. Vedere qualcuno con tanta energia è davvero una gioia per dei vecchi avventurieri come noi. Cosa dice sua moglie? Ah, quante sciarpe sete ho comprato a mia moglie in tutti questi anni. Questa però è meglio che la dia a te. Non c'è più spazio nell'armadio. Ma io adesso sono curioso di sapere cosa ci dice. Sei un allenatore in viaggio, vero? Mi fanno male i piedi solo a guardarti. Ok. Scusami. Sì, ma il tizio ci è arrivato a nuoto e non è che ti si è presentato come il detentore del record mondiale di resistenza in mare aperto. Deve essere una distanza copribile da un uomo comune allenato. Allora, sì e no, nel senso, sono d'accordo nel dire che la distanza che noi vediamo come record mondiale sulla Terra dovrebbe essere il massimo di distanza percorsa.
quindi non necessariamente esattamente quella distanza. Però non mi aspetto neanche che sia proprio un uomo comune, perché comunemente nel mondo Pokémon si nuota surfando. È un'eccezione nuotare con il proprio corpo, ok? Quindi parto già dal presupposto che in realtà i nuotatori del mondo Pokémon sono degli agonisti, o comunque delle persone molto molto allenate, con un fisico molto molto prestante. E non so, magari non sono 3.000 ma sono 1.000, questo può essere. 108 km ragazzi mi sembra veramente strano. Grazie a Lis40B o Lisaob, che sia buona per la prima volta, grazie mille. Perdonami se ho letto male il nickname. Bene. Ah ok, do un'occhiata alla mappa città, certo. Baia 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 azzurra. Antro talassico, grotta situata in una secca della baia azzurra, generata in tempi antichi da un'esplosione di energia. L'antro talassico, lo ricordo bene che cos'è. È il luogo nel quale si trovano Articuno, Zapdos e Moltres. E in inglese e in giapponese si chiama qualcosa tipo rifugio dello spirito del mare, e non antro talassico. Quindi un chiaro riferimento a Lugia. Generata in tempi antichi da un'esplosione di energia. Quindi forse la baia è stata creata dalla macchina di Azeta, dai detriti del proiettile lanciato 3.000 anni fa contro i nemici di Kalos. Non mi vengono in mente tante altre esplosioni di energia. Un'altra ovviamente potrebbe essere un meteorite pieno di energia naturale che fa contatto con la Terra. Però in linea di massima, ecco, sì, Sea Spirit Den si chiama in inglese, bravo. Bravo Alex Moon. Quindi questo antro è divenuto poi uno dei luoghi di riposo, vi direi, non il principale, ma uno dei luoghi di riposo di Lugia, che è un Pokémon antico. Non è originario di Kalos, Lugia, o almeno non credo. Potrebbe, ma non credo. Anche perché Den non è culla. Den dovrebbe essere proprio rifugio. Tana. Vediamo. World reference. Tana. Covo. Stanza. Ma Tana, insomma. Quindi non mi sa di luogo della Genesi. Piuttosto è un luogo nel quale magari Lugia si è riparato. Chissà, magari dopo essere stato allontanato dal popolo di Johto, che ha smesso di credere in lui, addirittura ha bruciato una delle due torri dedicate a lui e a Ho-Oh, il Pokémon si è prima rifugiato a Kalos e poi successivamente è tornato a Johto nelle isole spumarine. E perdonatemi, nelle isole vorticose. Rifugio marino inteso come riparo occasionale per Lugia, esatto, anche secondo me. Anche secondo me è così. Cioè, Lugia di tanto in tanto è venuto qui. Non sappiamo se dopo essere scappato dalla torre o magari prima di arrivare a Johto ed essere venerato come una divinità. Però ecco, non credo che questo antro ci suggerisca un'origine di Lugia calossiana. Detto questo, quello che a me piace invece sottolineare è che l'antro talassico è un luogo creato da una macchina probabilmente messa in piedi o funzionante grazie all'energia naturale, l'energia della mega evoluzione. Quasi come se alcuni Pokémon leggendari, come Lugia,
fossero attratti da questa energia. E che questa cosa sia vera lo dimostra il fatto che Groudon e Kyogre, nella loro forma archeo risvegliata, combattono per cibarsi il più possibile dell'energia naturale. Quindi chissà che Lugia, in gran segreto, magari proprio durante l'archeo era, non abbia trovato questa nascosta grotta, ok, pregna di energia naturale, della quale si è cibato insieme a Zapdos, Articuno e Moltres. Potrebbe essere, no? In qualche modo il Pokémon leggendario acquisisce maggior forza. O chissà, volendo fare un po' un volo di immaginazione che mi è appena venuto in mente, ma è totalmente di pancia e non ha grandi prove a sostegno, l'antro talassico potrebbe essere non ciò che ha creato Lugia, ma ciò che lo ha reso tale. Mi spiego? Noi sappiamo che alcuni Pokémon leggendari nascono direttamente da Dio, ma tanti altri non lo fanno e sono cristallizzazione di un determinato potere. Chissà che Lugia, magari un Pokémon dei mari, cibandosi tanto di un'energia naturale che era riuscito a tenere per sé nel suo nascondiglio, non sia divenuto un leggendario. Noi non sappiamo se alcuni Pokémon leggendari si sono creati grazie all'energia naturale, ma è quantomeno una opzione da tenere di conto se è vero come è vero che Groudon e Kyogre avevano una forma diversa quando potevano cibarsi liberamente di questa energia. Quindi è un'energia capace di trasformare i corpi, ok? Magari Lugia è un Pokémon con un'energia, diciamo, naturale immagazzinata per secoli, millenni, e quindi nel tempo ha mantenuto la forma fisica che l'energia naturale gli ha donato. Oppure ancora, se volessimo aggiungere dello storytelling a questa ipotesi, si chiama antro talassico, si chiama Sea Spirit's Den, perché di tanto in tanto questo Lugia tornava all'antro talassico per rifocillarsi di energia naturale. Benché ovviamente per motivi di gameplay questo non potrebbe accadere, quando il giocatore poi lo cattura e lo tiene per sempre lontano da questo luogo di ristoro. I tre uccelli leggendari sono leggendari poiché rari, ma vi è più di un esemplare. Questo ragionamento potrebbe essere valido anche per Lugia. Non lo so, perché sono legati Lugia e Ho-Oh a due oggetti, la Sooth Bell e la sua compagna, come si chiamano in italiano? Campana Dorata e Campana Chiara, mi pare. Non sono... nell'anime ci sono più Lugia. Vabbè, ma l'anime lascialo perdere, Marco. Dicevo, non mi sembrano dei Pokémon in grado di avere più di un esemplare... Cioè, non mi sembrano dei Pokémon capaci di riprodursi o comunque di avere una genesi multipla in questo mondo, perché entrambi sono legati a delle storie ben specifiche. Al di là dell'essere capotrio di Pokémon, Lugia e Ho-Oh sono due Pokémon venerati da Johto, e quindi mi fa strano pensare a Lugia e Ho-Oh come alcuni dei Lugia e Ho-Oh presenti nel mondo, ma venerati come dei assoluti a Johto. Non lo so, non me lo riesco a immaginare. Nell'anime c'è più di un Lugia, ma lasciate perdere. Comunque Platan è studente di Rowan e studia le Mega. Rowan studia le evoluzioni, praticamente Sinnoh ha molte coincidenze con le Mega, che non sto manco a dirle. Sì, questa era una delle cose più dette anche nelle varie board anonime, forum, communities legate ai Pokémon. Se non erro, in antichità Lugia si ritira nell'oceano per paura di nuocere alla gente. Se si fosse spostato a Kalos fino all'evocazione delle Kimono Girl, ma in realtà Lugia se ne va anche perché probabilmente deluso dalla gente, visto che lentamente Lugia e Ho-Oh smettono di essere venerati dal popolo di Johto. E in realtà questa storia recente, perché è recente, lo ricordo abbastanza bene, dovrebbe essere tipo 3 o 200 anni prima della storia moderna, ricalca un po' quello che vedremo nel prossimo episodio di Memoride. Se Owen è dietro l'angolo, come sembra, potrebbe essere dove Kyogre si rifornisce di energia naturale? No, ma spiegherebbe perché Kalos e Owen sono due regioni fortemente influenzate dal fenomeno della mega evoluzione, perché la mela non è caduta lontana dall'albero, è la
ultra energia derivante da quei meteoriti è presente tanto ad Owen quanto a Kalos. E quindi, volendo estendere questo discorso agli ormai prossimi remake di Sinnoh, direi che potrebbero utilizzare un escamotage simile per la Gigamax. Potrebbero dire che in realtà il meteorite Eternatus è caduto sia a Galar, ma Sinnoh è molto vicina a Galar e quindi l'energia si è diffusa. Ne parlavamo proprio l'altra volta. Sarebbe un po' una motivazione slacker e ne preferirei altre, però può starci. Ti togli, insomma, il problema di dover giustificare la Gigamax con si diffonde via mare. Ricordo che qualcuno lo disse in chat, no? Tanto si diffonde via mare anche nell'isola dell'armatura, quindi potrebbe farlo anche a Sinnoh qualora fosse molto molto vicino a Galar. Grazie per aver letto, è stato bello intossicarsi la mente per un momento. In tedesco l'antro talassico si chiama Grotta del Titano Marino, addirittura. Beh, è comunque Lugia. Signor Croasso, sia buona per il terzo mese. Il tuo pallo è pregno di energia pallica. Vi stimo tantissimo perché fate il vostro lavoro con passione e soprattutto bene. Spesso sono costretto a recuperare le live a spezzoni durante il mio poco tempo libero. Vi abbraccio, continuate così. Allora, intanto mi leggo una donazione di Marco Mor. Ciao Fra, io e la mia ragazza siamo infermieri e dobbiamo iscriverci al concorso in Toscana. Secondo il tuo parere, da Toscana dove si vive meglio? Firenze, Pisa o Siena? Grazie mille, anche se sono abbonato da un anno e mezzo, fate schifo. Marco, per lavoro ti direi Siena, perché il reparto ospedaliero di Siena è messo molto molto bene. Come città ti direi Firenze, perché Siena è veramente morta. Pisa in realtà non l'ho vissuta, quindi non mi esprimo. C'era anche Menestrello, me ne sono dimenticato. Eccolo qua, una misteriosa forza prende forma nel legame, più sincera e senza brame, fuoriuscendo da una scorza. Al potere siamo atti, percepiamo il suo calore, lo brandiamo con onore, scriviamo di storia i fatti. Grazie mille Menestrello, scusami se ti ho letto in ritardo. Sinnoh è palesemente a sud di Galar, Nevepoli e a nord è la Landa Corona a sud, due zone molto innevate, lo trovo abbastanza chiaro sinceramente. Oi oi. Sni, nel senso, può starci, di zone innevate nel mondo Pokémon è pieno il mondo. Capisco che tu dica che una è proprio a nord e l'altra è proprio a sud, però non è proprio così scontato, secondo me. Non è proprio così scontato perché in realtà nel tempo Game Freak non ha mai dato l'impressione di tenere di conto dei climi delle sue regioni per decidere le distanze tra le stesse, ok? Però mi piace questa idea, sarebbe figo vedere una Nevepoli accanto alla Landa Corona. Buone le caramelle, buone. Per curiosità, leggiamoci le descrizioni fino adesso e prendiamolo come vizio da fare non tanto in questa run ma sempre, perché non l'abbiamo mai fatto. Ok, Grotta dei Bagliori. In questa grotta è facile perdere l'orientamento a causa del muschio luccicante color In questa grotta è facile perdere l'orientamento a causa del muschio luccicante color smeraldo al suo interno. E questo lo sappiamo. Città nota per il suo acquario, recentemente divenuta famosa in seguito al ritrovamento di alcuni fossili. E questo lo sappiamo, non ci sorprende. Vorrei partire però dal fondo. Piccola città di campagna, Borgo Bozzetto, dove i fiori si schiudono umidi di rugiada mattutina, annunciando un futuro radioso. Rio Querello invece è una città sviluppatasi da un insediamento lungo le sponde di un fiume dalle acque limpide. Pensa un po'. Popolo del mare? Navigatori che si insediano dopo aver navigato un fiume in un appezzamento di terra che poi diviene Rio Querello? Chissà. Bosco Novartopoli, la morbida luce che filtra tra le foglie degli alberi invoglia le passeggiate nella natura. Sinnoh è canonicamente vicina a Johto per le rovine. Praticamente allora avremo quasi tutte le regioni accorpate vicine. Questo è proprio canonico, poche fanatico, che Sinnoh e Johto siano vicine. Non sappiamo però quanto vicine, anche se se non mi ricordo male le rovine Sinjo vengono segnalate in mappa come a nord. Non si vede dove, ma vengono segnalate in Argold e Soul Silver a nord di Johto. Quindi Johto è a sud di Sinnoh, ma altro non possiamo sapere. Uno strano luogo apparentemente privo di qualsiasi forma di vita. Stanza vacua, ma che cazzo è? Non ci siamo stati? Oh sì, stanza vacua.
Ma che cazzo è Stanza Vacua? Uno strano luogo apparentemente privo di qualsiasi forma di vita. Ma ci siamo stati? Boh, vabbè. Novartopoli. Non ci siamo stati, ok, bella. Questa città è una tappa obbligata per gli allenatori alle prime armi. Va bene. Poi abbiamo Luminopoli, la metropoli. Grazie FobFub1996 che si abbona per il quarto mese, bella. La metropoli dell'arte e della tecnologia, situata nel cuore della regione di Kalos. Una descrizione molto povera di contenuto. Città Castelvanità, il cui antico maniero, un tempo dimora di nobili, è ora un'attrazione turistica. E qui abbiamo la centrale di Kalos, non la leggiamo adesso, e la Reggia Aurea, grazie a Copper Hydra, o Hydra, che si abbona per la prima volta. Una sontuosa reggia fatta erigere da un re 300 anni fa come simbolo della sua potenza. Su questa cosa abbiamo già ampiamente discusso nella puntata dedicata. Grotta Tre de Union, grotta che collega il percorso 7 ad Alto Ripoli, nota per i numerosi Zubat che vivono al suo interno. E quale grotta non lo è? Alto Ripoli, città situata tra il mare e i monti, nota ai ciclisti per le sue piste e le sue gare epiche. Questo in qualche modo andrebbe a supportare l'immaginario mosso dal leaker di XY degli alieni di una Kalos fortemente ispirata allo sport. Petroglifari l'abbiamo retta. Cromleburgo, città caratterizzata da misteriose pietre allineate come a circondare antiche rovine. E questa la insomma approfondiremo quando la trama entrerà nel vivo di quello che si trova sotto Cromleburgo. Iantaropoli, città di mare sovrastata dalla torre maestra in cui secondo la leggenda sono custodite pietre misteriose. La torre però non ce la dà come punto di interesse. Le pareti levigatissime della grotta dei riflessi riflettono persone e Pokémon come se fossero specchi, quindi non è un vetro. Sono altre pietre riflettenti, perché come se fossero specchi, quindi non sono fatte del materiale degli specchi. La grotta l'abbiamo letta, qui siamo a Temperopoli, elegante città balneare rinomata per il panorama mozzafiato e il clima mite. E qui quindi null'altro, ragazzi. Abbiamo letto tutti quanti i luoghi. Alla fine dunque solo l'antro talassico sembrava importante. Da quello che ricordo, la mappa di Sinnoh a sud si interrompe con la catena montuosa del Monte Corona, che il Monte Argento sia l'ultima montagna di quella catena montuosa? Potrebbe. Poi Sinnoh continua a sinistra e Amen, quindi mi verrebbe da pensare che Kalos possa stare a destra di Sinnoh. Ora, rimanderei queste congetture ai remake di Diamante e Perla che immagino escano quest'anno. E però sì, teniamo a mente che a Kalos abbiamo scoperto una vicinanza tra Hoenn e appunto la regione di sesta generazione, e che Game Freak potrebbe rigiocarsi questa carta per giustificare la Gigamax a Sinnoh, ovviamente avvicinando la Galar. Andrei in città, quindi è un cazzo, la città non è qua. Il 27 ti aspetti solo i remake? Grazie intanto a Airpasta che si abbona per la prima volta, ragazzi. Meno 20 alle 1200, let's go. Manca veramente un cazzo, l'un cazzo. Non lo so, i remake me li aspetto quasi sicuramente, solo non ne ho idea, in realtà potrebbe esserci anche altro. Che divertimento prendere la monorotaia per andare al centro Pokémon. Che divertimento. Che starà succedendo alla centrale di Kalos? Pare che a Luminopoli arrivi meno elettricità del solito. Ok, l'amo buono l'avevamo già insomma preso. Stazione costiera. Che carino che è il mio Magikarp quando mangia il suo Pokebignè. Fatto un routine. Vedendolo non sono riuscito a resistere. Anche stavolta addio dieta. Che cos'è? La pensione? No, è un hotel. Otteru. Scusate. Anche la grande attrice di Anza si ferma spesso in questo hotel. Ah, come vorrei prenotare la stessa stanza che prende lei di solito. Sarebbe un po' feticista. Avere qualcosa in comune con delle celebrità è bellissimo, no? Ad esempio, io ho un gogo proprio come Amur, che è il capopalestra di questa città, per chi non lo ricordasse. Quei balordi che si fanno chiamare Team Flare stanno creando un po' di scompiglio, vero? Meglio tenersi alla larga da gente come quella. Grazie Oxygentleman che regala 5 sub. Let's go, ragazzi, meno 15, è fattibile.
Vedendo quanto Farfetch sia affezionato a te, capisco che sei una persona gentile, in realtà l'ho riempito di insulti. E per ricompensarti della cura con cui tratti il tuo Pokémon, voglio regalarti un forto nuovo. Grazie a G. Geoffrey che si abbona per la prima volta, meno 14 sub, e porca miseria, un gioco che ti dà il forto nuovo, boh. Se dai un forto nuovo a un Pokémon guadagnerà più punti esperienza. Forto nuovo regalato durante l'avventura prima della quarta palestra. No, io non lo uso, raga. Che porcata. Io sono in viaggio alla scoperta dei segreti degli allenatori più forti. Rimanendo chiuso in un hotel, bravo. Qui niente. Ehi là, io sono il game director. Te lo regalavano anche a Unima. Bella, senza però il condividi esperienza. Ehi là, io sono il game director. Ah, vedo che stai cercando di catturare più Pokémon che puoi. Quando ne avrai un bel numero, portami il tuo Pokédex. Mi piacerebbe dargli un'occhiata. Solo il game director. E nient'altro. Allora, abbiamo interpellato tutti. E anche tarata diversamente la level cure del gioco. In che senso, aspirante enormi? In che senso tarata diversamente la cure del gioco? Che i livelli sono diversi? Ma il problema secondo me è un altro. Non è tanto la curva di livello. La curva di livello non è mai stata un problema in Pokémon. Il problema vero secondo me è che al condividi esperienza, che non mi dà fastidio, non è seguito un aumento nel numero dei Pokémon degli avversari. Il problema non è il condividi esperienza. Il condividi esperienza non è mai, secondo me, stato percepito come un passo indietro. Anzi, livellare in maniera comoda la squadra è una cosa giusta. È che livellando bene una squadra, io arrivo presto ad avere 6 Pokémon, dato che non si gioca in Nuzlocke se non volontariamente, quindi in teoria, dopo 6 ore di gioco, già ho una squadra al completo, bella livellata e parificata con il condividi esperienza. A questo sarebbe dovuto seguire, ok, un aumento del numero dei Pokémon nel party degli avversari. Cioè, l'unico gioco Pokémon con la level curve sbagliata e sballata è Johto. Johto è pazzo, ok? Sei perennemente underlivellato, accanto è impossibile livellare e cose che sappiamo. Ma in tutti gli altri non mi sembra, ecco, un problema il modo in cui è stata gestita la level curve. È semplicemente adattata al progress di gioco. Io credo che Kalos per la prima volta presenti il problema di nemici che non hanno abbastanza creature. Ultimissima volta, non so se conoscete la teoria dei leggendari di Galar come pedine di una scacchiera. La conosco: Calyrex Re, Zacian Alfiere, Zamazenta Torre, Kabfu Pedone, promosso poi a Urshifu, Glastrier, Espectrier i cavalli e Eternatus giocatore. In inglese il Monte Corona si chiama Monte Diadema e manca la regina. Questo tipo di teorie non mi sono mai piaciute e continuano a non piacermi. È indubbio che ci sia un parallelismo soprattutto tra Calyrex Re e il Re, tra Glastrier, Espectrier i cavalli, perché diamine sono cavalli, ma secondo me è più una cosa che vuole vedere il giocatore piuttosto che una reale ispirazione presente nelle menti di Game Freak. Non avverto, ok, che la scacchiera o gli scacchi diano un sottotesto anche di lore al gioco, e solitamente quando ci sono ispirazioni così forti che uniscono più Pokémon, queste ispirazioni vengono utilizzate da base, da sottotesto anche per la cultura del Pokémon, no? Calyrex è un re, infatti ha la corona, e come sottotesto narrativo del Pokémon abbiamo il Pokémon imperatore che ha regnato sugli esseri umani. Gli scacchi non aggiungono nulla. Dove li vedi gli scacchi nel gioco? Ovviamente non ce l'ho con te, Lamb, dico dove li vedi nel senso dove li vede la gente gli scacchi nella lore di Zacian, di Zamazenta, di Calyrex, di Eternatus. Non lo so. Non sono convinto, non sono mai stato convinto da teorie del genere
che alla fine ci hanno solo tratti in inganno, spesso e volentieri. Pensate a... gli starter sono ispirati agli sport. No, alla fine c'entrava un cazzo. E quindi, non lo so, non mi convince. Può essere anche vero, ma comunque non dà niente alla lore. Sa più di trivia da Didino Gaming. Se anche fosse, certo, ma secondo me a questo punto non lo è direttamente. Posso vincere la MT in questione se partecipo a sto quiz, va bene. Dirmi qual è questa mossa? Se chi la usa non ha strumenti, infligge un danno ingente al nemico. Acrobatics. Bella. Rosto. Torna di nuovo domani e se indovinerai ancora ti regalerò un'altra MT. Ma io ragazzi prendo aereo, c'è acrobazia e lo do a Rosto. E via aereo Asado. Ragazzi, Acrobatics 90 di attacco, facciamo male con Rosto. Facciamo male. Facciamo veramente male. Se tra l'altro ci swipiamo la palestra. Ecco, forse rispondendo a chi prima giustamente citava i problemi di difficoltà del gioco, premesso che regali del genere ci sono sempre stati, dare una 110 BP prima di una palestra debole alla 110 BP è veramente devastante. Perché raddoppia, se non sbaglio, Acrobatics. E quindi, boh, un po' disruptive. Grazie del ride, Lucullus Games. Benvenuti agli utenti che si sono appena connessi e ai quali consiglio di rimanere in religioso silenzio. Saidonia, un giovane allenatore che in quel di Johto è stato costretto a percorrere una strada di purificazione, ha perso tutto durante il suo cammino. I suoi amici, i suoi compagni, le sue speranze. Nell'ottica di trovare un potere capace di resuscitare i Pokémon, il giovane narratore e protagonista viaggia in quel di Kalos, una regione Pokémon lontana, vicina ad Hoenn, un'informazione che abbiamo sempre saputo, e nella quale sta venendo studiato da un giovane professore un fenomeno, la mega evoluzione, che sembra essere in grado di cambiare temporaneamente i connotati dei Pokémon. Saidonia raggiunge Borgo Bozzetto e qui, insieme a amici neo incontrati, prende il suo primo starter, Frokitask, una rana capace di curare tutti quanti i mali e, oltre di curare i mali, anche di attaccare con bolle, leccate e attacchi rapidi che non hanno nulla di personale nell'infliggere la morte. La squadra continua ad accumulare i suoi primi commilitoni, tra i quali ci sono vari insetti, fin troppe zanzare ronzano attorno alle Pokéball di Saidonia, che continua ad andare avanti e sconfigge la regina di tali insetti, una fotografa un po' strana e buggata. Dopodiché procediamo oltre e incontriamo varie regge, scoprendo che la monarchia del mondo Pokémon è stata presente in questa terra fino a 3 secoli fa. Un'informazione preziosa, pensavamo che la monarchia si fosse estinta da un po' di tempo e invece no. 300 anni fa c'era.
Abbiamo scoperto anche dei retroscena interessanti nella monarchia calossiana e non, ovvero degli eserciti di uomini misti a Pokémon che hanno lottato per il sangue e per la terra. Non sappiamo in questo caso se si tratta di una monarchia ostile all'uomo e al Pokémon, una monarchia tirannica, oserei dire, oppure di un regno estremamente illuminato che trattava uomini e Pokémon talmente al pari da farli combattere insieme, mano nella mano. Abbiamo proseguito oltre con il nostro cammino, raggiungendo ulteriori capi palestra e ottenendo le loro medaglie e incontrando grandi commilitoni, la Furragni, un cane resistente, Rosto, uno spadaccino in grado di tirare fuori una spada laser dal suo porro fatta di energia e di podere, un Dunsparce morto troppo presto, un Bulbasseo, uno streamer molto capace e un po' troppo scurrile, in grado di inseminare il prossimo e tassare i punti salute altrui. Poi, purtroppo, e per fortuna, abbiamo incontrato un compagno di viaggio, un Andauer, un cane che volevamo crescere, ma un insetto di merda con un colpo di karate ce l'ha portato via. Ciò nonostante, Saidonia in questo momento ricorda anche di essere stato baciato dalla fortuna e di aver trovato il gigante femmina, ovvero un Pokémon karmico in grado di restituire il dolore che viene inflitto. Saidonia apprende che la mega evoluzione è stata portata in questa terra da un viandante cavalleresco che insieme al suo Lucario è stato in grado di sbloccare un nuovo step per l'evoluzione Pokémon e umana e del loro rapporto, che abbiamo scoperto essere sinergico a tal punto da far comprendere l'una specie con l'altra. E proprio in quella torre, Reonarudo, un Pokémon mega evoluto con la capacità di uccidere con un solo pugno, si inginocchia al potere di Saidonia ed entra nella sua squadra. Adesso Saidonia, macchiato già dalla morte, è assolutamente non in grado di trovare la pace che si era ripromesso di assaporare in quel di Kalos, entra velocemente in una stanza. Una stanza nella quale ci sono due personaggi. Diantha, una strana attrice regna di fascino, e un professore che le ha conquistate tutte. Oh, Saidonia, congratulazioni. Vedo che finalmente hai tutto il necessario per la mega evoluzione. Una mega pietra per il Pokémon e un mega cerchio per te. E naturalmente anche un forte legame che vi unisce. Un legame? Secondo le mie teorie, il legame tra allenatore e Pokémon è la chiave per scoprire il mistero di questa nuova evoluzione. Ma cos'è esattamente questo legame? Perché la mega evoluzione è attestata solo a Kalos? Restano ancora tante domande senza risposta. Beh, è come i Pokémon leggendari di Kalos. Esistono solo a Kalos e non in altre regioni, no? Giusto, sbagliato. Ma lui ancora non lo sa. Ma certo, ottima osservazione. Più si scopre, più c'è da scoprire. Non si finisce mai di imparare. Ah, che sbadato. Ero venuto a darti questa. Ci hanno dato tutte le MN possibili per MT per battere il capo palestra. Se usi la mossa nascosta a volo, potrai raggiungere in un istante tutti i centri Pokémon che hai già visitato. Bene, ora devo andare. A presto, Saidonia. Arrivederci, Diantha. Quando recito focalizzo sempre la mia attenzione sui punti in comune che ho con il personaggio che interpreto. Solo così posso calarmi appieno nella parte. Se mi concentrassi sulle differenze penso che mi annoierei in fretta. Beh, ora non voglio annoiare te con questi discorsi. La prossima volta che ci incontreremo faremo una lotta, ok? La monorotaia per me è una monomania che scaccia via la monotonia. Sapete cos'è una monomania?
I monomaniaci sono I monomaniaci sono coloro che si fissano con una determinata cosa. Cioè, monomania è l'essere fissati con un concetto, con un'idea, con un oggetto, con un animale, con un essere. Se una persona ascolta sempre la stessa canzone, è monomaniaco. Se una persona guarda sempre lo stesso film, è monomaniaco. Se mangia sempre lo stesso piatto a pranzo da 20 anni, è probabilmente monomaniaco. Quindi che cazzo vuol dire che la monorotaia è una monomania? Cioè, come fai a essere monomaniaco per una monorotaia? Cioè, sei fissato con il viaggiare sulle monorotaie? Ah, giusto, c'è l'eco. L'avevo lasciato per la narrazione. Anche l'attrice di Anta la pensa così. Non credo. Benvenuto, vuoi salire sulla monorotaia? No. Se vuoi prendere la monorotaia, parla con la... Sono distanti un metro. Se vuoi prendere la monorotaia, parla con l'addetta al banco. Guardi, come ha appena sentito, essendo distanti più o meno quanto Oendista da Kalos, vorrei prendere la monorotaia. E lui si sposta. Qui c'è una cosa di lore fighissima, ragazzi. Però non mi ricordo se si sblocca adesso nel postgame. Non è qui, eh. Guardare la monorotaia che va avanti e indietro mi ricorda il plessimetro. Ci sta. Quando un Pokémon ha il plessimetro, se usa una mossa più volte di seguito, ne aumenta la potenza. Ti piacciono più i Pokémon o la... Ragazzi, no. Perdonatemi. Cioè... È una monorotaia. Cioè, è una cazzo di monorotaia. È una monorotaia. È un treno su un binario. Perché sono tutti ossessionati con le monorotaie? È un treno che va su un binario solo. Non è equivalente a draghi che sputano fuoco e topi che sparano elettricità e rane e dinosauri che sparano liane pregne del potere delle foreste. È un treno su un binario. Non è così bello. Quindi direi i Pokémon. Grazie della sub. Grazie mille della sub, caro il mio Pippilord. Alle porte di 3 esami che mi stanno distruggendo mentalmente e fisicamente, faccio una passata e rinnovo, grazie. Un Pokémon che spara monorotaie. A me piacciono sia i Pokémon che la monorotaia. Ma la monorotaia ti porta lontano. Anche i Pokémon. Avrei voluto usare volo, ma non voglio insegnarlo arrosto. Però assicuro a questa bimba che anche i Pokémon ti portano lontano. Ah, ci curiamo. Usiamo la cura. Ragazzi, ma siamo ancora 1004, mi si è buggato il counter. Siamo tanti stasera, mamma mia. Cioè, beh, siamo sempre tanti con la Nuzlocke, però... Sono le 22.50 e siete ancora 1004. Tra l'altro meno 12 alle 1002. Raga. Spesso tra i Pokémon che si muovono in gruppo ce ne sono alcuni che hanno abilità rare. 1430, ma fuori di testa come cosa. I Pokémon ottenuti negli scambi con allenatori di altri paesi sono più facili da allenare. Bella Poggers. Ma finché siete tanti, ragazzi, io un po' continuo. Almeno l'Exploro me lo faccio. Forse anche la palestra, già che ci sono, visto che siete così tanti.
Ho incontrato il mio Helioptile vicino alla centrale lungo il percorso 13, sai, se prende il sole per un po' si riempie di energia. E lo prenderò poi quello strumento, ragazzi. Lo prenderò, ve lo giuro. Prossima puntata. Nella regione di Unima vive una scienziata di nome Zania. È l'inventrice del sincrogioco, un sistema a dir poco fantastico, e il cui modello, all'epoca uno sprite in realtà più che un modello, è praticamente identico a sta tipa. I Pokémon messi a dormire con il sincrogioco sognano beati. È un peccato che il sincrogioco non sia stato mai affrontato a livello di lore e viene vissuto solo come una dimensione di gameplay, in questo modo mozzandoci le gambe a ogni possibile congettura. Però sarebbe stato figo pensare che in realtà esiste una dimensione nel mondo Pokémon raggiungibile solamente attraverso i sogni. Soprattutto perché esiste un Pokémon come Darkrai. Esiste un Pokémon come Darkrai. E quindi questo significherebbe che se il sincrogioco fosse davvero una dimensione, ok? Capace di essere visitata solo attraverso il dormire, allora Darkrai ne sarebbe in qualche modo il sovrano e tiranno, perché la dimensione nella quale si accede dormendo è la dimensione che ti lascia vulnerabile al potere di Darkrai nella dimensione reale. Sarebbe molto figo. Sono curioso di vedere una cosa. Musharna, che è un po' il Pokémon legato, e Munna in realtà, ci dice qualcosa riguardo eventuali dimensioni? Allora, sì. Allora, c'è da dire una cosa. Le descrizioni in realtà non mi sembra che dicano nulla. Però, badate bene, in Spada viene detto che se i fumenti che escono dal corpo di Musharna diventano neri, i propri incubi diventano realtà. Quindi, attraverso i sogni, Musharna è in grado di creare qualcosa di tangibile. E mi direte voi, ok, ma questo non determina la presenza di una dimensione, ed è vero. Però c'è una certa fisicità del sogno che viene citata sia da questa descrizione, sia dalla più semplice e nota mossa Mangia Sogni. Mangia Sogni è una mossa che tramuta in punti salute, quindi qualcosa di estremamente terreno e pratico, i sogni. Con questo non voglio dire che il sincrogioco abbia effettivamente di per sé le informazioni capaci di raccontarci che nel multiverso Pokémon esiste una dimensione del sonno, una dream drop distance. Però sicuramente i sogni hanno dei poteri che vanno oltre quelli attribuibili agli stessi nel mondo reale. Ok? Più che il fumo di Musharna è come un portale, il fumo di Musharna, se il sincrogioco avvenisse, cioè se durante il sincrogioco avvenisse effettivamente un viaggio dimensionale, il fumo di Musharna sarebbe capace di materializzare cose viste in un'altra dimensione, non nella fase REM, ok? Di Pokémon e esseri umani. Con questo cosa voglio dire? Correggetemi se sbaglio, ma le abilità nascoste dovrebbero essere state introdotte proprio con il sincrogioco. Questo significa che il Pokémon, attraverso il sincrogioco e attraverso la visita del mondo dei sogni, con le Dream Ball tra l'altro, voglio vedere subito la descrizione Dream Ball, i Pokémon sono in grado di acquisire abilità che normalmente non sono in grado di ottenere. Quindi che il mondo reale non gli dona. Attenzione! Sera Saido, parlando di Darkrai, mi hai fatto ricordare questo discorso che feci anni fa con dei miei amici. Darkrai è
Per quanto cattivo mi ricordi l'unico Pokémon canonicamente cattivo. Ah no, aspetta, e per quanto mi ricordi l'unico Pokémon canonicamente cattivo, mi sbaglio? Beh, nel senso che io non riesco a percepire Darkrai come cattivo. Nessun Pokémon secondo me è veramente cattivo, a parte Eternatus che è un po' pazzo. Perché Darkrai alla fine è la personificazione, la pokemonificazione dell'incubo, e l'incubo di per sé non è una cosa piacevole. Però non so se può essere interpretato come Pokémon maligno, perché alla fine, essendo colui che rappresenta gli incubi, vuole diffonderli in tutti quanti gli esseri viventi che lo circondano. Allora, però se non mi ricordo male, qualche NPC raccontava, non ricordo se però nei film, nel manga o effettivamente nel gioco, raccontava che Darkrai fugge nell'isola Luna Piena o Luna Nuova, non me lo ricordo mai, perché non voleva più appunto generare incubi nel prossimo, benché le descrizioni del Pokédex lo descrivano come invece un diavolo che appositamente insegue Pokémon e umani per far venire i loro incubi. Ciò nonostante, mi sembra comunque giustificabile. Nel caso in cui fosse vero che Darkrai insegue Pokémon e uomini per far venire i loro incubi, non trovo nulla che suggerisca un'inclinazione malvagia di Darkrai. Darkrai è il Pokémon degli incubi, è come Yveltal, è il Pokémon della morte, cattivo. Beh, da un certo punto di vista sì, uccide. Però il Pokémon della morte che deve fare? È il Pokémon che rappresenta la morte, quindi il suo compito è consumare la vita, è la sua posizione nella piramide alimentare Pokémon, ok? Tutto qui. Tornando un attimo al discorso della dimensione dei sogni, la dimensione dei sogni permetterebbe ai Pokémon di sviluppare una nuova abilità, non diversamente, mi permetto di dire, da un ultramondo che detiene dell'energia in grado di ingrandire i Pokémon e far sviluppare dei boost temporanei durante gli incontri, ovvero quelli di tutti quanti i Pokémon totem dominanti in italiano. Quindi non so, potrebbero un giorno espandere questa narrativa. Ho visto qualche giorno fa un post ironico che scherzava su quanto i fan di Pokémon non fossero mai contenti delle varie release, in parte vero, in parte giustificabile, raccontando di aver appena giocato nel 2026, era un post ambientato nel futuro, di aver appena giocato nel 2026 Pokémon Realtà e Pokémon Sogno. Grazie Gravier the Ride, grazie a Stambecco Alato, che sia buona per il secondo mese. Sarebbe figo vedere una roba alla Poképark 2. Non solo, andrei oltre. Pokémon Sogno, Pokémon Realtà sarebbero capaci di essere un binomio molto interessante, perché ci permetterebbero di vivere appieno la dicotomia tra il mondo che abbiamo sempre esplorato e quello all'origine delle abilità nascoste. Pokémon Omori e Pokémon Sunny, da un certo punto di vista, esatto, Subaru. E permetterebbe anche a Game Freak, questo è un consiglio spassionato che do a Masuda che ci sta seguendo da casa, sarebbe in grado di dare a Game Freak un mezzo per riproporre il mondo distorto senza dover scomodare il multiverso e il concetto di dimensione più legato alla scienza, ok? Con il mondo dei sogni, tu avresti la possibilità di inventarti le location più pazze e stupide Neil Gaimaniane, permettetemi il termine, perché tanto sei in un sogno e quindi puoi fare il cazzo che vuoi. Dopodiché ti inventi un leggendario capo dei sogni e un leggendario capo della realtà e vai a giustificare poteri come quelli di Musharn, il fatto che i sogni possano essere tramutati in punti salute. Il fatto che... Grazie, viene al parco che regala 20 sub. Grazie davvero, bro. Grazie. Gentilissimo. Davvero gentilissimo. Grazie. Grazie davvero.
Dicevo, buonasera. Buonasera e grazie per la donazza ingente. Sarebbe figo perché ci darebbe modo di vivere un immaginario differente, se vogliamo, estremizzazione degli ultramondi. Gli ultramondi, alla fin fine, eccetto che per l'esperimento fatto con Neil Ego nell'ultrabisso, sono tutti quanti mondi estremamente razionali. L'ultragiungla è il giurassico. Il deserto di Feromosa è un deserto post-apocalittico. Stessa cosa per la Awoli distrutta da Gazlord. Surkitri vive in un mondo di elettricità e corrente. Però tutti i mondi mantengono delle proprietà fisiche comunque simili, delle leggi naturali simili alla Terra. Il mondo distorto no. Ecco, con il mondo dei sogni loro potrebbero spingere l'acceleratore sul concetto di ultramondo e al contempo recuperare l'immaginario del mondo distorto ed espanderlo all'inverosimile. Surkitri vive in Final Fantasy X davvero. Quindi mi sono fatto tutto questo trip mentale per dirvi che mi dispiace che il mondo dei sogni, grazie a Fire Gaming del ride, ragazzi, grazie a tutti dei preziosi ride, grazie davvero, grazie, il terzo o quarto ride quest'oggi, grazie ragazzi, vi vogliamo bene anche noi, grazie mille. Tutto questo per dirvi che il mondo dei sogni potrebbe essere espanso in futuro e mi dispiace che sia stato trattato più come un'esigenza di gameplay che come un reale elemento della narrativa di Pokémon. Gli estremi ci sono. I Pokémon con l'abilità insonnia o spirito vivo non si addormentano. Peccato. Allora, possiamo fa il vecchio. Vabbè, fra, skippiamo Sinno e il remake di Quinta direttamente, assolutamente, siamo on fire. Le cosiddette uova che si possono trovare alla pensione in realtà sono culle per Pokémon. Che cazzo dici? Sono uova, zi. Quando si tratta di leccornie dovrebbero spettare al più forte. Dividere un dolcetto, litigare, cosa hanno in comune queste due cose? Nessuna delle due può essere fatta da soli, zi. È una magra consolazione. Ma non è bello litigare. Ho scritto una canzone che si chiama Chi ha orecchie per intendere. La vuoi sentire, certo? Bene, mettiti comodo, prendi qualcosa. Reshiramu. Ike. Sayonara. No. Sarabada Zekromo.
Gekis Tosan Teme. Nelle lotte in triplo e in quelle a rotazione, gli allenatori usano 3 Pokémon ciascuno. Sono nuovi stili di lotta nati nella regione di Unima. Ragazzi, il gameplay di Pokémon X finisce qui, non usciremo mai più da questa casa. Houndoom. Sono stato troppo inesperto. Non ti ho meritato. Ma devo andare via a testa alta. Lo farò per te. Per tutta quella massa di cadaveri di Pokémon che mi porto dietro fin da Pokémon Oro. Lo farò per tutti voi. Per dare un senso alla morte di ognuno. Questa squadra, come disse un uomo saggio, cammina su una pila di cadaveri. Ed è nel continuare a farlo che dà senso al nostro viaggio e alla loro morte. Probabilmente ne moriranno altri. Ma in questa vita possiamo scegliere, aspettare di morire. O morire cercando di raggiungere un obiettivo più grande, ed è quello che faremo. Rosto, Conto Femmina, Conto, Furragni, Bulbasseo, Frokitask, Leonardo, Susume, Datakae. E adesso ascoltiamo sti coglioni. È bravissima. Oh, perfetto. Perché hai rovinato tutto questo? Ok, non mi dà più niente. Vaffanculo. È stato un lungo farewell. Il Pokémon leggendario di Kalos è caduto in un sonno profondissimo. Tra l'altro il sonno c'è anche spesso e volentieri nelle leggende dei Pokémon in maniera molto banale. E funge da vera e propria culla eterna. Quindi, chissà, i Pokémon che dormono eternamente o comunque per lungo tempo in realtà sono solo in visita nel mondo dei sogni. Regigigas, quando si spegne a Sinnoh, cambia solo piano dimensionale. Phoenix Master, sia buona per il terzo mese, e Moon, sia buona per il decimo. Ciao Saido, sono arrivato giusto in tempo per rinnovare l'abbonamento, recupererò in differita. Guarda, recupera, è una bellissima live quella di oggi. Ma tutte quelle della Nuzlocke di Pokémon X mi sono piaciute, sinceramente. Per questo non se ne sa molto su di lui. È vero! Arceus! Antonino 96! Antonino 96, mi hai appena dato l'assist per una roba incredibile. Il dio dalle mille mani cade nel mondo dei sogni e del sonno per continuare a creare. Arceus non ha perso il suo potere. È andato a creare un altro universo parallelo quando si è addormentato. Antonino 96. L'astracielo. Se fai piovere con pioggia danza, la mossa tuono diventa infallibile. Mi piace la pioggia, per non parlare dell'abilità piovischio. Ush, che bulo.
Eh? Ok. Scusa il ritardo. Vorrei tanto vedere in cosa consiste la mega evoluzione. Certo, sta a te scegliere se far mega evolvere il tuo Pokémon, ma mi piacerebbe assistere con i miei occhi a un evento tanto straordinario. Questa è per Aundum. Rosto. Danza gli addosso. Arriva il bruciapelo. Rosto prende la hit. E poi danza. Carica la sua spada. Carica il suo coltello. La squadra trattiene le lacrime mentre pensa al giovane Slipdoom che è morto. Grazie a Ostrix Ask che sia buona per il quinto mese, far tornare Aundum con un rito ghiratinico o offrire un tributo a Yveltal con 5 cure. Ne parleremo durante la cattura del leggendario che non è Yveltal, ma Exernias, il Pokémon della vita. Ci arriveremo. La squadra intera piange la morte di una giovane stella emergente della musica metal. Rosto viene colpito da uno psicoraggio. Tira fuori la spada e decapita Meowstic. No! Meowstic regge. Attenzione, anche dopo un danza spada e costringe Rosto alla cura. Arriva lo psicoraggio. È tempo di un'altra lacerazione. C'è di un'altra... Oh, Acrobatics, attenzione però. Grazie a Merlo che sia buona per l'ottavo mese. Buonasera, sono molto felice di sostenere questo canale decadente e ormai in decadimento. Sempre Team Sidonia F per Aundum, grazie. Rosto vorrebbe imparare agilità. No, fa schifo. Privazione credo gli avrebbe fatto meno. Entra Absol in campo. Rosto va via. Entra la Furragni. Arriva l'attacco rapido di Absol. 10 PS. La Furragni si prepara e carica una testata. E potrebbe sembrare che la Furragni stia attaccando con la sua testa per fare male. Ma la verità è che in questo momento la Furragni continua a vedere nella sua testa l'immagine di un pinsir che picchia un cane fino a farlo morire. E sbatte la testa la Furragni per cercare di togliersi questo pensiero dal cervello. E solo incidentalmente si porta all'inferno questo Absol, rompendogli il cranio e lasciandolo a terra. Entra uno starter di erba. E arriva il conte femmina. Che entra in campo. E restituisce il dolore al mittente. Arriva il pugno spine. Ma questo pugno fa male. Ancora. Arriva il morso. È super efficace. Il conte femmina si prepara. Assorbe tutto il dolore. E lo rimanda indietro, rompendo l'anima di Killiadin.
butto via. Colonna sonora. Ma è anche finito il combattimento. Una vittoria agrodolce per il nostro team. Una vittoria agrodolce. Ci siamo portati a casa l'ennesima vittoria. Ma dopo un discorso motivazionale sull'importanza di rendere onore ai morti, il morale del gruppo cede, pensando ad Houndoom. Siamo partiti insieme, ma percorrere la stessa strada non significa ottenere la stessa forza. Cos'è che fa la differenza? Beh, comunque fa vedere chi sei in palestra. Signori, è la perfetta conclusione. Ci fermiamo qua. Ha senso a livello di lore. Sì, sì, sì. Assolutamente. Allora, signori, grazie mille per essere stati con noi. Grazie davvero. Grazie, grazie, grazie. Mi sono divertito. È stato bello. È veramente una live divertente, nonostante sia iniziata nel peggiore dei modi, con la morte di Houndoom. Abbiamo parlato di minchiate, abbiamo preso per il culo tanti allenatori, abbiamo discusso della possibilità che Owen sia molto vicina a Kalos, forse un migliaio di chilometri, volendo un po' fare una media tra le varie supposizioni fatte. Abbiamo scoperto che l'antro talassico potrebbe essere un rifugio di Lugia, nel quale il leggendario si è cibato di un'energia naturale e forse proprio in questo modo è riuscito a divenire tale leggendario. Abbiamo ripassato tutte quante le location e abbiamo livellato un po' Rosto, che ha imparato Acrobatics. Abbiamo scoperto che Platan non è a conoscenza del fatto che la mega evoluzione sia presente anche Owen, come poteva esserlo, visto che Pokémon X e Y sono precedenti a Rubino Omega Zaffiro Alpha. E con questi 15 metri di sapienza io vi auguro una buona notte. A chi facciamo il raidino? Va bene, va bene, lo facciamo a Chiara Rubirust. Allora, lo facciamo a Chiara, andiamo a raidarla se è live. Allora, e ovviamente spammate, spammate, aspettate un attimo che mi sistemo le mie finestrazze. Spammate so long and good night, va bene? È un messaggio in codice. Poi qualcuno probabilmente lo riconoscerà. Spammate. Ragazzi, andate tutti quanti dentro il ride. Ragazzi, vi auguro una buona notte, ci vediamo domani con la Dan Battle e con la doppia live di Chiara. Le ame, ore 21 e prima, ore 17. Safe zone, qui su questo canale. Ciao ragazzi, bacetti.